Bentornati e bentornati nel podcast di Quei Bravi Nerdazzi. Era un bel po' che non ci sentivamo, avevo preso un po', come dire, una bella vacanzona lunga, ma poi abbiamo deciso comunque di tornare a più atteso sul podcast. E per riprenderci un pochino, diciamo, dal digiuno del fantasy, più o meno, ragazzi, poi comunque nel frattempo avete anche continuato a giocare, abbiamo continuato a giocare, però per quanto mi riguarda è stato un po' un grosso stacco, abbiamo deciso di riaprire di ritornare su questa nuova rubrica, diciamo, fuori dai denti, parlando del Signore degli Anelli. Sì. Voi direte, che palle il Signore degli Anelli, porca miseria, ne hanno parlato morti e feriti, è stata un'invasione negli ultimi anni su tutti i canali possibili, immaginabili, si parla del Signore degli Anelli, quanto fa schifo, quanto è bello, quanto fa schifo, dipende la nuova serie degli Anelli del Potere, hanno tradito Tolkien, hanno distrutto il suo cadavere, è stata una cosa terrificante, oppure no, accidenti, come cagate le palle, invece bello, meno male, l'hanno reso abbracciabile per tutti, per tutti, meno male, ci voleva una cosa del genere, ecco, diciamo, ce lo sognavamo un po' la notte, e sì che insomma ci siamo detti, ma vabbè, in realtà è un argomento che non abbiamo mai toccato, il Signore degli Anelli, quando è come toccare il basamento delle montagne su cui noi, diciamo, costruiamo i nostri templi immaginari, perché ovviamente il Signore degli Anelli, quindi l'opera di Tolkien, che è stata scritta anteguerra e che poi ha, per così dire, monopolizzato positivamente per quanto mi riguarda l'intero immaginario fantasy per quasi un secolo oramai a questa parte, è appunto la base della base ed è il fondamento ultimo del grosso, dell'80-90% dell'immaginario, anche del ramo romanzesco o fantasy. Tutti si sono rifatti al Signore degli Anelli, guarda Terry Brooks, per dire, con la sua spada di Shannara, fondamentalmente, diciamo, rimaneggiò e ridigerì tutta una serie di personaggi e tutta una forma di trama per scrivere il suo libro, che poi ebbe un certo successo. Dungeons & Dragons stesso, ovviamente, sì. Prendiamolo chiaramente come esempio, come primo grande gioco di ruolo massivo che ha toccato, diciamo, appunto, le masse di immaginatori prolifici in tutto il mondo negli ultimi, anche lì, quasi 70-80 anni, prende a mani basse dal Signore degli Anelli. Basta guardare le razze, basta guardare in generale quali sono le trame e quant'altro. Il concetto stesso di oggetti magici viene tantissimo ispirato dal Signore degli Anelli, che è stato effettivamente il primo romanzo in cui spade magiche, anelli magici, collane magiche, mantelli magici e quant'altro erano alla portata dei personaggi, con gran meraviglia degli stessi e dei lettori. Ora, tutto questo per dire cosa? Che benché il Signore degli Anelli sia, come dire, come abbiamo detto, la base di tutto, è in realtà una base oramai distante. D'accordo? La Signore degli Anelli è stata la fonte di un grande fiume, la grande narrativa fantasy, e ora siamo arrivati un po' allo scolo, per così dire, alle fognature. Col tempo ci siamo arrivati, quell'acqua limpida e prolifica che si è arricchita in realtà come fanno i fiumi durante tutto il loro percorso, ingrandendosi, ricevendo affluenti, cambiando e modificandosi, è arrivata infine negli anni 2000 e così facendo ha preso una serie di batoste, a parer mio, parlo io, Claudio Moglia da CM, per l'amor di Dio, indicibili. In tutto questo ne parleremo con Matteo. Eccomi. E Sandrino. Buonasera. Batoste in che senso? Batoste nel senso che secondo me la serie Rings of Power, sì, e annessi è una, come disse un certo fantozzi, una cagata pazzesca. Sì, la serie sì. Sì, assolutamente, sono opinioni, questa è assolutamente la mia. Sigla! Quindi, diciamo, non è assolutamente un argomento spinoso, ma probabilmente lo diverrà man mano parleremo. Rubrica fuori dai denti, ci sarà una bottiglia di Ballantine sul tavolino, possiamo aprire una bottiglia di vino quando volete, anche mentre registriamo, ve lo dico così, nel caso se vi ci vada ci sbrecchiamo parecchio. Quindi, Signore degli Anelli, personalmente io ho avuto il primo impatto con l'opera di Tolkien alle medie, anche perché nel 2001 usciva il primo film, La Compagnia dell'Anello, di Peter Jackson, quindi mi ricordo all'epoca, perché siamo vecchi, una mia compagna di classe portò appunto in aula un giornalino che parlava di cinema e c'erano le prime foto della copertina con gli Argonaut in primo piano, le foto degli attori, qualche scatto rubato alla produzione e niente,
fu una cosa incredibile, cioè, no, fanno il film del Signore degli Anelli, era come se mi avessero detto fanno il film su Dungeons and Dragons, in un'epoca in cui giocare a Dungeons and Dragons, essere un po', questa parola oscena, orrenda, ma molto calzante, nerd, era uno stigma, era come se mi sentivo come se mi avessero fatto personalmente un regalo incredibile. Incredibile, poi vedendo in realtà e i trailer e le foto dicevo cacchio, e non è nemmeno una ciofecata, cioè sembra anzi cioè, l'abbiano preso di petto, lo stiano affrontando bene. E poi anche lì, secondo me, ma penso ci troviamo un po' tutti d'accordo, la trilogia che fece Peter Jackson sul Signore degli Anelli, benché si prese tutte le sue libertà, fu bella perché colse l'animo, bene o male lo spirito del libro, del racconto, della narrazione. Ritorna, sì, esatto. No, in realtà assolutamente. Tra l'altro, personalmente ho avuto la fortuna, fortunissima, perché è veramente rara, di avere al tempo quando uscì una professoressa di italiano che era particolarmente legata, insomma, al mondo tolkieniano, e ci fece a tutti quanti in classe. Era il tempo in cui ci davano i libri da leggere, sì. No? Ci dette una parte del Signore degli Anelli da leggere. Chissà quanti erano contenti. No, esatto, in realtà in parecchi, sì, in buona parte eravamo più che contenti. E questo è stato un po' il là per poi, no, uscire il discorso del film, quindi tutti i vari retroscena, le piccole cose a gocce che arrivavano a quei tempi, perché comunque, diciamo, l'informazione non era così capillare come era ora. Ecco, non è scontato, non c'era internet, esatto, insomma, c'era quell'internet di quel tempo, e soprattutto non c'erano gli smartphone dove potevi sapere tutto di tutto in tempo reale, quindi insomma era un hype crescente, no, fino alla realizzazione del film, che anche dal mio punto di vista è stato veramente un capolavoro difficile da replicare ai giorni d'oggi, un po' per le, purtroppo devo dire, restrizioni di marketing che ci sono ora, un po' perché, come dicevi te Claudio giustamente, secondo me nello scorrere di questo grande fiume se ne è persa un po' l'essenza, se ne è perso un po' quel cuore che invece Peter Jackson, a mio avviso personale, aveva invece ben identificato. Cioè, tanti ora sono, no, e vengono fuori magari filmati di momenti della produzione, di registrazione, dove la gente si commuove, gli attori stessi si commuovono in determinati momenti, in determinate scene. Cioè, questo comunque ha un impatto, ha avuto un impatto anche emotivo enorme da un certo punto di vista. Mi ricordo per esempio quando mi comprai il DVD, no, in versione estesa, oltre al film in versione estesa, c'erano, come dicevi te, tutte le parti extra, una cosa come altre 4 ore di extra che mi sono guardato a più riprese, chiaramente con un piacere incredibile, e ti fanno commuovere a tratti, non dico quasi quanto un film, ma in maniera diversa. Per dire, c'era l'intervista, mi ricordo, a Viggo Mortensen, con queste riprese che si vedeva erano fatte dai membri della troupe nel dietro le quinte, che fra una ripresa e l'altra, mentre vestiva ancora i panni del Ramingo, mi pare, o era chiaramente mentre stava girando La Compagnia dell'Anello o Le Due Torri, si allontanava dal set per andare a pescare con Anduril con la spada per dire al fianco, tutto vestito. Gli dice: guarda che ti puoi cambiare se vuoi. E diceva: no, assolutamente, devo imparare a muovermi con gli abiti che ho indosso. Poi, insomma, si sta parlando di attori che si sono tatuati tutti il numero 9 della compagnia sul braccio, tranne l'attore di Gimli, che ha detestato fino in fondo la sua parte a causa delle protesi di lacrime. Del trucco e parrucco. Sì, c'è la scena che li brucia dentro un barile a Medusel del Palazzo d'Oro di Theoden. Però, vabbè, detto tutto questo. Ma io personalmente penso di essere una mosca bianca tra di voi, perché io, sì, ho apprezzato tantissimo i film, ma non andare a vedere nel 2001, però io ci sono caduto dentro completamente praticamente dopo 20 anni, cioè ci sono proprio, è proprio stata dopo, è proprio maturata come cosa. Perché? Perché mi sono detto: va bene, è interessante il Signore degli Anelli, secondo me c'è una lore dietro molto interessante, proviamo a leggere il Silmarillion, e da lì è cambiato tutto, proprio ci sono caduto dentro totalmente, non mi ha mai più abbandonato, ma cioè, ci penso, cioè praticamente no, sei tutti i giorni personalmente. Poi bisogna dire anche che effettivamente il periodo in cui scopri Tolkien e lo leggi o lo vedi, cioè, è fondamentale, perché per esempio, stronzata, quando uscì il libro Il Signore degli Anelli dopo l'Hobbit, cioè il Silmarillion non è ancora uscito, quindi la gente che leggeva Il Signore degli Anelli, cioè, si trovava davanti dei nomi tipo è un Balrog di Morgoth, beh, sì,
si leggerà dopo chi è, no? Cioè, c'è la lore dietro, la cornice narrativa dietro. Aragorn che canta di Beren e Lúthien, non viene spiegato niente. Chi lo leggeva per la prima volta, che poi il figlio ha fatto il Silmarillion, cioè queste cose non le sapevo. Cioè, Morgoth chi è? Non si dice, quindi era proprio un approccio diverso. Cioè, era un altro libro quasi. Ma da una parte, secondo me, per esempio, io quando lo lessi la prima volta, ero appunto un piccinaccolo, ero alle medie, lo lessi, ci andai sotto come poche cose al mondo, ero contentissimo, poi mi fecero il film, quindi doppiamente contento. E anche io c'avevo questo impatto, però c'avevo magari l'età o una mente un po' più aperta a tratti. Per cui, quando venivano nominati nomi, posti, luoghi o personaggi che al solo sentirli nella narrazione la gente tremava, anche se non sapevo esattamente chi è Balrog di Morgoth, il flagello di Durin, rimarca Gimli a Moria, non sai chi è. Deve essere qualcosa di agghiacciante, se però i migliori dei migliori chiamati dall'Erlond si cagano sotto quando anche solo si palesa. E bastava, ma almeno mi bastò all'epoca, già soltanto questo, per sì farmi qualche domanda, ma incuriosirmi, non frustrarmi. Ah, e qui sì, secondo me, tra le altre mille cose, c'è la bravura, insomma, ragazzi, ora non siamo qui per accendere un falò d'adorazione per Tolkien, volendo sì, perché se lo merita, però bisogna essere davvero bravi. Questo apre anche un altro argomento particolarissimo sulla mentalità che c'è oggigiorno, e perché tante persone, specialmente, vabbè, tanti giovani che leggono dei romanzi, delle cose, vogliono tutto spiegato. Deve essere tutto. Ci sono dei romanzi fantasy dove la magia viene spiegata per come fa a funzionare. Tolkien non è così. E il bello di Tolkien è proprio quello. E per alcuni può essere frustrante, non gli piace per quello, cioè perché non viene spiegato, non vengono spiegate tantissime cose. Sì, però secondo me c'è in un libro come può essere quello del Signore degli Anelli, che ormai comunque è un'opera datata, perché è di una certa, ha una certa età. Si parla di un'opera letteraria del Novecento. Esatto, punto, quindi insomma roba vecchia, che però ti lascia a te lettore sì capire la trama, l'intreccio e tutto il resto appresso che ci sta dietro, quello che succede ai personaggi, ma che ti lascia anche tanto immaginare. Anche se, ora, perché ultimamente mi sono riascoltato, no, l'edizione nuova di Fatica, sì, 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 che c'è su Audible, eccetera, quindi un po' mi è rivenuta quella smania, bravissimo, quella smania di starci dietro. Però effettivamente anche il semplice leggere di una descrizione di un luogo letta, ok, non è precisa per niente, cioè ti dà un'immagine, un'istantanea di un luogo però confuso, che ti apprezzi la bellezza e la complessità ma non capisci in realtà come è fatto di per sé. Cioè, mi rifaccio per dire un esempio su tutti, la compagnia a un certo punto arriva a Lorien, no? Lorien è una città bellissima, cazzi e mazzi e palazzi, Caras Galadon, esatto. Te la descrive un'enorme siepe che cinge questa città. A un certo punto, andando verso sud, trovano delle porte. Mentre camminavano, luci simili a stelle si accendevano in tutto il bosco. Cioè, te da questa descrizione vedi di una città elfica grande, enorme, sì, perché sì, una delle più grandi città elfiche della Terra di Mezzo, cosa ne deduci? Nulla. Perché non si capisce nulla. Te nell'immaginario ti immagini sto bosco con tutte ste luci, però cioè come sono fatti i palazzi, quanto sono grandi, quanto è esteso sto posto, perché poi ti dice ci volle un giorno e mezzo per arrivare alle porte sud, e te fai, ma porca puttana, un giorno e mezzo di cammino, notte, cioè che cacchio, è lunghissima, cioè, capito? E è sempre quel detto e non detto che ti fa immaginare una cosa bellissima, ma te in realtà non ti figuri niente davanti agli occhi. Ma vedi, ti hai fatto l'esempio giusto, no? E guarda, lo riprendo, ora sembra che salto di palo in frasca. Io ti faccio l'esempio, questo si parla di bravura di uno che scrive, perché intanto fino a quel momento ti ha preparato, perché Tolkien anche quando descrive il più semplice dei boschi lo fa molto tratteggiato, sono pennellate lasche, quelle che tira, però ti specifica tutta una serie di specie di piante che, esatto, io onestamente spesso non conosco, neanche mi so immaginare, ma non importa. Non importa, lui mi sta descrivendo una diversità, quindi di sfumature di verde, d'arancio, di marrone, ti specifica in quale stagione siamo, quindi quei 3-4, diciamo, allacci per immaginarti la scena sono talmente calzanti, si imprimono talmente bene che ti dà un'immagine senza starci troppo a ricalcare sopra. Guarda Lovecraft,
che dicevo, salto di palo in frasca, l'orrore che non si può descrivere. Eppure, quando descrive le città aliene, impossibili, che sono proprio fisicamente impossibili per la nostra mente da immaginarsi, tu le vedi sfocate, le vedi a grand'angolo per intendersi, senza nessuna specifica in particolare a fuoco, ma tu le vedi chiaramente, tanto è che se guardi le illustrazioni, ora poi col tempo un'illustrazione ne contagia un'altra, ma spesso se guardi le più vecchie si assomigliano, passatemi tempo, un po' tutte. Questo in realtà è decisamente un gran bel complimento per uno scrittore, sarebbe, no? Per dire, ma te non hai descritto nulla, dicevi c'erano edifici non euclidei, fuori di testa, mezzi in rovina, gargantueschi, la gente l'ha disegnati più o meno simili, tutti hanno visto la stessa cosa, e in Tolkien è quello, è sì, lo stesso. Ma perché te con la descrizione, te da scrittore con la descrizione, poi vabbè, nel senso nessuno qui è scrittore, quindi no, noi andiamo per sensazione, per, no? Esperienza di lettura. Per esperienza di lettura, eccetera. Però una descrizione del genere, come può essere in Lovecraft o come può essere in Tolkien, ti trasmette quella giusta sensazione. Perché te, la descrizione che viene fatta in Lovecraft o in Tolkien, ti trasmette quel senso di, in Lovecraft, di opprimenza, di assurdità, di follia, di impossibile da immaginare, di non descrivibile. Come in Tolkien ti trasmette quel senso di pace, tranquillità, bellezza, fuori dal tempo, che è quello il messaggio, non è tanto la città di come è fatta, come non è fatta, quante torri c'ha, quanti castelli c'ha, che non ne frega un cazzo a nessuno. È un angolo di mondo in cui tempo, storia, altro funzionano diversamente. Esatto, la descrizione non serve a farti vedere un posto, ma a trasmetterti una sensazione. Assolutamente sì. E secondo me, in parte, tornando al discorso del film, un po' Peter Jackson ci è riuscito a fare questa trasmissione di sensazioni, accompagnato in tante con quelle musiche. Vabbè. Lì che è il 50% della scena, chiaramente. No, e poi il cast è veramente fatto incredibile. Bene. E c'era dentro fino alla punta di capelli. Tant'è che ormai siamo incatenati, incollati a quel cast. Che io il libro l'ho letto dopo il film e non potevo fare a meno di leggere e vedere Viggo Mortensen come Aragorn. E quello a me. Come Bilbo. quello, ahimè, a me non è che. Cioè, non mi è andato troppo a genio, perché mi volevo un Aragorn tutto mio. Ah. Infatti te, Claudio, mi ha detto che quando hai letto di Boromir te lo immaginavi completamente diverso dal film. Perché è diverso, eh? Perché sono diversi. Tante cose sono diverse. Io infatti se ne parlo di questa cosa, del mio Aragorn, del tuo Aragorn. Sì. E, sì, poi quando un film è fatto bene e ti emoziona, ti entra nelle vene, sovrappone inevitabilmente un po' un pochino i volti, i costumi, banalmente i vestiti, no? Mm-mm. Li sovrappone. Però io lo ricordo il mio Boromir. Mm-hmm. Cioè, me lo immaginavo sembrava più Ramingo come me lo immaginavo. Ok? Sì. Lì chiaramente quando si fa un film c'è il character design che ti dice: no, lui si deve vedere che è di Gondor. No, perché lo spettatore deve distinguere un personaggio dall'altro. Quando invece leggi un libro non ci siamo ancora arrivati bene a capire che cos'è Gondor quando ti presenta Boromir. È soltanto sentito, è un regno ormai decadente, l'ultimo frangiflutti contro l'orrore che da est dilaga, quindi sono uomini coraggiosi. Ma io mica lo so che in realtà si ispirava a Roma per ai cavalieri in armatura completa del 500 per fare questo mix e creare questi personaggi. Io me li immaginavo in una maniera del tutto diversa. No, anche perché di base leggi il libro per dire, cioè una volta che leggi di Boromir è colui che sul passo di Caradhras, con il suo incedere scavava un sentiero nella neve. Che cioè, questo è un uomo enorme, ma enorme, grossissimo e fortissimo. Sì. Infatti, tante volte dice: vai tu che sei più forte, ma anche Aragorn lo dice. Quando dice: vai avanti te, chiaro, che sei te quello forte. Quando chiude le porte della camera di Marzbul. Esatto. Meno male abbiamo due uomini forti. Esatto. Ci vanno loro, non ci va Legolas, quindi dice: vabbè, è un elfo, è l'essere supremo. Ci vanno loro. Certo, non ci va nemmeno Gimli, che per quanto a forza sia in grado di trasportare molte volte il peso di un uomo, che giustamente lo dice, però non ci va lui. Perfetto, ci siamo arrivati. Perché tutto questo è estremamente quasi solo tolkieniano, no? Perché c'è, ora è difficile secondo me anche metterlo a parole, così come quando si parlava dei luoghi che ti suscitano un'emozione e un sentire, così anche i personaggi hanno un ruolo, per così dire, non detto, non scritto,
per cui se deve essere fatto questo ci andranno loro. È quasi omerica sta cosa. Mm-hmm. Come dire, chi è che fra tutti poteva riprendersi il corpo di Achille in mezzo ormai ai troiani? Aiace Telamonio. Sì. Perché certo che era grande, ma era a prescindere il più forte, perché tutti dicevano che lui era il più forte. Questo lo rende il più forte. Mm-hmm. Non so se mi spiego. Sì, non sì, si sì. parla, certo, sì, lui di trazione fa 140 ili. Sì, sì. Non gliene frega niente. Chissà, magari nell'esercito c'era uno che su carta lo faceva di più, ma sarebbe morto in quell'occasione. Ma Aiace no. Aiace è il grande eroe, è possente, così come gli uomini di Gondor sono possenti, i figli di Denethor sono possenti, Faramir e Aragorn stesso. Vabbè, e c'è, perché c'è magia in questo, ok? Più che magia c'è proprio un mix di ricercatezza per quanto riguarda appunto i miti nordici, le saghe arturiane, perché per esempio, cioè, i raminghi, cioè, perché sono ridotti all'esilio? Perché non hanno re, senza re non esiste niente. Ah sì. Senza, il re, cioè, non può esserci un impero di Numenor. Cioè, il ritorno dell'impero, perché appunto senza re non funziona niente. Questa è molto arturiana, ma cosa si può... sì. Ma non solo ve l'ho fatto lì, vabbè, delle saghe nordiche c'è praticamente tutto, addirittura nomi presi e messi lì, anche se non sono scopiazzature, perché Gandalf non è Odino, è Gandalf, però è ispirato, è molto ispirato, Grigio Pellegrino, cioè. Vabbè. Beh, tanti dei nomi dei nani dell'Hobbit, sì, che sono i nani, per esempio. Dei anche nomi Gandalf è un nano. Anche Gandalf è un nano. Ori, Dori, sono nani che indicavano i punti cardinali, per esempio. Erano associati anche ai punti cardinali. Beh, questo non vuol dire, ah, quindi uno scopiazzato infame. No, 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 grazie a Dio che l'hai fatto. Esatto. Riproducendolo in qualcosa comunque di totalmente nuovo. Ora, poi se volete aggiungere altro, mi fermate, alla grande. No, però per dire, ora... Chiaramente, tutto questo di cui noi stiamo parlando perché? Perché in realtà il gioco di ruolo del Signore degli Anelli c'è da tanto tempo, da tantissimo tempo, da più di 20 anni. C'era appunto il vecchio Signore degli Anelli che era con sistema di regole GURPS. Sì. Il Girsa. Che c'erano le famose tabelle, scendi le scale, ti devi chiedere, ma le scale sono consumate, sono unte, sono nuove, a che angolazione sono, perché sennò cambia il tiro. Roba, 200 tabelle, roba. Ma hai le scarpe consumate, perché sennò ti ammazzi, no? Cioè. Vabbè, roba del genere, proprio dire, era un po' fuori di testa, però noi lo stiamo un po' caricaturale, in realtà non lo conosciamo così bene, però insomma era un po' così. Quindi in realtà la possibilità di giocare in quel mondo, in quell'ambientazione, c'è da una vita, sì, sì. C'è da una vita. Ora, parlo personalmente, io ho, cioè abbiamo qui sul tavolo ora davanti, un'edizione del Signore degli Anelli, il gioco di ruolo che uscì a seguito di film. Ora, giusto per dirvi perché lo comprai al volo senza nemmeno starci troppo a ragionare, ricordo ero con un mio amico, Samuel, tra parentesi, si andò in un cinema qui a Livorno, si vide il primo film, piangendo si uscì, si andò nel primo negozio di dischi disponibile, Symphony, in piazza sì, Cavour, a prendere immediatamente, la comprò lui, la colonna sonora, corremmo a casa dei miei, zitti in due sedie per la terra, a scortarci tutta la colonna sonora della Compagnia dell'Anello, pensando che anche quando cantava Enya era in elfico, cioè si era talmente no, sono serio, si era talmente sfatti di questa cosa no, per noi anche quando canta Enya Mate B nei titoli di chiusura, oh, sta cantando in elfico, non è vero, piccolo bamboccio morcioso. Proprio dirvi quanto si era carichi, vedi il gioco di ruolo che dice, mi ci fiondai sopra tipo sciacallo sulla carcassa. E feci anche bene, col seno di poi, se io riguardo questo vecchio manuale della 25 edition che si chiamava Il Signore degli Anelli, con tanto di foto fondamentalmente della produzione cinematografica, è un signor gioco, è veramente un signor gioco, perché leggendolo, quando te ti crei il personaggio, quando scegli i nomi, quando scegli i tratti e le abilità, sono fatte per ruolare, d'accordo? E fin qui si sta dicendo tutto, si sta dicendo niente. Ci sono tanti altri giochi che hanno in realtà tratti e talenti solamente per ritagliarsi quell'oretta a tavolino con gli altri giocatori. Ho questo talento, quindi se vi racconto il mio background, vi ci faccio calare dentro e quando affronteremo tutti insieme il mio nemico avremo il dado di vantaggio. Faccio un esempio, non vento. Bene, questi giochi qui, quelli fatti bene sul Signore degli Anelli, devono avere questo motore. Per rimanere, secondo me, nell'ambito di quell'ambientazione, di quel mondo, devono avere questo come punto di forza. In questo gioco, per dire, e non è né un talento né un'abilità, c'è scritto: qualora il personaggio conoscesse le lingue antiche degli elfi e si appellasse alle stelle, urlando Elbereth, Giltoniel, sferrando un colpo di spada, mette un dado aggiuntivo nell'attacco. Che è tanto, perché te ne tiri, mi pare, da 1 a 5, ne aggiungi un sesto, è tanta roba. Ovviamente
non c'è scritto, ma è fra parentesi, non ne abusare, hai capito dove stai giocando. Non è che quindi è soltanto un mero meccanismo regolistico per avere un dato in più. Quando lo farai dovrà essere un momento molto importante per te e per la trama e per il gruppo, tanto da spingerti magari anche quasi inconsapevolmente, come se tu ti appellassi a una forza che fin da sempre hai percepito ma che non ha mai avuto un nome, e quelle parole ti sboccano fuori di bocca e ti danno forza solo pronunciando il nome di una stella in una determinata lingua. In questa ambientazione i tuoi colpi si fanno più forti perché è magia. E qui si va, bravo, si va esattamente sul percorso. La magia nel Signore degli Anelli, che è un punto critico del Signore degli Anelli, particolarissimo. Perché chiaramente se poi, perché noi ora noi se ne ragiona, uno legge il romanzo, se ne strafrega del sistema magico, no? Analizzato in termini tecnici, diciamo, ma quindi quanto dura l'incantesimo di Gandalf? Ma quindi lui in quali lingue lancia questi incantesimi? Sono domande che ti fai solo quando ci devi creare un gioco di ruolo sopra. E quindi cosa succede? Che gli sviluppatori prendono tutti gli appunti possibili immaginabili, tutte le informazioni possibili immaginabili, e affondano in quell'impossibile catasta di informazioni. E questa cosa è successa da più di 20 anni, si sta parlando di giochi di ruolo italiani che c'erano in Italia, chissà in Inghilterra o in America da quanto tempo in realtà quei giochi già giravano. Si parla di un libro, ragazzi, si è venuto fuori negli anni 50, cioè nella prima metà degli anni 50, quindi sono quasi 80 anni che è a giro sto, quindi tanti ci saranno affondati. E cosa ne hanno capito? Poco. In realtà poco, sì. Poco, perché il sistema magico di Tolkien è considerato un sistema magico leggero. Ci sono le leggi di Sanderson che dicono come strutturare un sistema magico, ci sono delle leggi, delle regole affinché poi una narrazione o un'ambientazione sia coerente a se stessa, e ti dice esattamente come fare per creare un sistema magico. Però si sta parlando chiaramente di giochi di ruolo, di romanzi più recenti, come dicevi te, ora si vuole sapere tutto, perché si mette in dubbio tutto, devono essere sistemi inattaccabili. Tolkien se ne strafregava, perché giustamente prendeva le sue ispirazioni da quella magia dei miti, dei lai dell'antica Bretagna post-romana, o delle leggende, delle saghe norrene, delle prime grandi migrazioni germaniche o delle invasioni per i vichinghi dopo, insomma delle varie fasce di colonizzazione germanica in Inghilterra. E ovviamente si parla di miti ancestrali di popoli, un antropologo ti potrebbe parlare dei miti indoeuropei da cui si può arrivare a Tolkien, non è che la sto scazzando, la sto inventando, si arriva fino lì e si capisce il perché questa figura è importante, perché questo tipo di magia è importante anziché un'altra, ma non c'è una struttura, non è certo nata in quel senso, no. Ed è il suo bello. Sì, cioè la magia in Tolkien è veramente difficile anche da spiegare, perché... Sam vuole vedere la magia elfica. Quando arriva dagli elfi, loro dicono: magia elfica? Questa non è magia elfica. Questi ne domanda, per esempio, lo specchio di Galadriel. Per Galadriel non è magico. Però Lenny dice: se vuoi vedere un po' di magia elfica, per te questo sarà magia elfica. Ma per gli elfi non è magia. Tant'è che ne dice: voi chiamate magia la nostra e quella dell'oscuro signore, ma se fosse la stessa. Sì. Cioè, è stranissima la magia. Infatti tutti quelli che si approcciano in maniera, tra virgolette, sbagliata a Tolkien dicono: ma perché Gandalf perché non va diritto a sparare a palle di fuoco? Perché non è che non lo può fare. Ma come se lo può fare? Sì, lo potrebbe fare, non lo fa per motivi legati a una consapevolezza superiore. Tant'è che uno dei nani all'Hobbit ne dice: viene giù il mondo, ma perché non fai smettere di piovere? Lui ne risponde dicendo: sta piovendo, quando smetterà di piovere. Cioè, sono le leggi del mondo, non è che le altero per volontà mia. Esatto, sì. No, ma poi nella fattispecie il discorso oltretutto è che ogni... che è un po' anche una cosa che a me piace particolarmente di Tolkien, che ogni personaggio e ogni cosa che fa, ok, è fine al ruolo che gli è stato, tra virgolette, assegnato. Cioè il Gandalf della situazione non è che è lì nello Hobbit o nel Signore degli Anelli per fare il carro armato e andare diritto, spacco tutto. Cosa gli ci voleva? A teletrasportarsi dentro il Monte Fato. Ora, cioè, un mago impossibile. Te che già hai da 20 anni fai: boia, c'è uno stregone gigantesco, è campato 4.000 anni, saprà ogni cosa. Cosa gli ci vuole lui a schioccare le dita, arriva dentro il Monte Fato e tira l'anello dentro? Nulla, non ci vuole nulla. Ma perché non lo fa? Perché non usa le palle di fuoco? Perché quando sono sul Monte Caradras lui dice: no, beh, cerchiamo un'altra via, e non si mette lì a sciogliere la neve intorno a lui e a far andare tutti avanti? Perché il suo ruolo non è quello. No. Non è quello.
perché lui non è artefice di quello che succede, cioè lui semplicemente fa, tra virgolette, la spalla. Lui dà un aiuto, sprona la gente, la ispira. Perché il suo ruolo è quello. Non fa quasi niente. Non fa nulla. Lui sprona gli altri a fare e a decidere, perché è importantissimo. A decidere. Lui tira fuori la forza e indirizza la volontà della gente nel prendere la direzione giusta senza alterare il libero arbitrio. Non lo altera mai. Esatto. Quindi dice: guarda, secondo me, ti dirò, è successo così, così e così e così, perché le cose vanno così. Poi vedi te come, che scelta prendere. Però fidati, funzionano così. Allora la gente fa: no, aspetta un secondo, ok, allora forse ha fatto bene non ammazzare Gollum, dai, sarebbe stato, sì, sarebbe stato un atto terribile, meglio avere pietà. Ma poi la paghi dopo. Sì, è vero, la pago dopo, però cioè, non avrebbe dovuto fare altrimenti se non, no, così. Sarebbe stato un atto malvagio, violento, fino a se stesso. Ma poi ti dice sempre quelle cose, ma tutti i personaggi lo fanno. Noi siamo focalizzati su Gandalf, non tutti, perché è l'esempio più eclatante, però ma anche gli elfi, ok? Sì. Nella maggior parte delle volte, per dire, Frodo e Sam partono dalla contea e incontrano la carovana degli elfi che vanno ai porti grigi. Gildor. Vabbè, più o meno saranno fratelli, Gildor e Gildor. forse è Gildor. Mi pare sia Gildor. Insomma, incontra Gildor e Gildor stesso gli dice, quando lui fa: no, allora che cosa devo fare? Dove devo andare? Lui dice: te cerchi saggezza da me, ma io non sono qui per dirti cosa devi o cosa non devi fare. Io semplicemente ti posso dare un consiglio, e anche il consiglio a me mi costa tanto dartelo, perché dal consiglio che ti do può andare in un modo totalmente diverso da quello che il corso degli eventi avrebbero pensato per te. Galadriel stessa lo dice una volta che Frodo e Sam guardano dentro lo specchio. Cioè, lei gli dice: io non sono qui per dirvi che cosa sarà, cosa vedrete, cosa dovete fare. Se è vero. Io sono qui, esatto, io sono qui per farvi vedere cosa potrebbe succedere. Ma non sono qui per darvi un'indicazione. Dice: però tu, Frodo, sono sicuro che sei saggio abbastanza da vedere e interpretartelo. Esatto. E questo è un po' quel ruolo che ha la magia, no? Anche cioè, che non ti indirizza, non ti serve per raggiungere quello scopo ben preciso, ma ti serve da ancora di saggezza, tra virgolette. Cioè, appellandoti ai nomi delle cose, a Elbereth stessa, quando succede, Frodo urla il nome di Elbereth quando colpisce il Re Stregone. Ma lui, Shelob, mi pare addirittura, quando... Sì, quando ma lui non ha idea, lui non ha idea. Sa che Elbereth è la regina delle stelle elfica, ma fondamentalmente sa un cazzo, perché lui ha studiato 3 minuti l'elfico insieme a Bilbo e buonanotte. Cioè, non è che è esperto delle leggende. Eppure quando lo fa con quella convinzione e con quel senso che so che mi protegge, so che mi aiuta, lo urlo, non si sa mai. Mm-hmm. E poi succede. Quella è l'unica, una delle due volte in cui si appella a Elbereth. Quindi la magia non è che ti guida, ti aiuta, ti serve per trovare la strada più facile, ma ti serve come strumento di saggezza. La magia, il Signore Anelli, non è un Deus Machina. No. C'è un problema? Cioè, la magia lo risolve. C'è una parete, la trasformiamo in fango. C'è una distanza da coprire, c'è teletrasporto. Ci sono tanti nemici, posso farli ammalare o farli avvolgere nelle sterpaglie. Non funziona così. Il Signore degli Anelli, e qui mi richiamo anche un po' al gioco di ruolo, perché spesso vengono presentati dei tipi di personaggi come i saggi, o addirittura nota dolente di questa edizione di cui stavo parlando tanto bene, c'è cioè l'adetto stregone, che è fuori di testa. Perché la saggezza qui, nel Signore degli Anelli, sta nel non usarla. È quando capire che non è il caso di usarla. Perché lo fanno i malvagi. Sì. La via semplice, e qui poi secondo me si avvia su un discorso un pochino più odierno, la via facile, facile, usa trucchi, è facile. Ed è per menti che non hanno pazienza, saggezza, fede, speranza, abbastanza da dire: no, ce la faccio anche senza consumare una forza che di per sé altera eventi che non dovrebbero essere alterati. Sul Caradhras, Gandalf fa una magia. Quando stanno per morire di freddo, si Aragorn dice: guarda, occhio, perché cioè, noi ok, Boromir, gli hobbit cioè, stanno morendo, stanno diventando dei calippi. Nel senso, sarà il caso di... E Gandalf dice: vabbè,
allora accendiamo sto fuoco. No, lui... Certo, vorrà dire come urlare a tutti Gandalf è qui. Infatti, mi gira il cazzo a Gandalf di fare accendere fuoco. Muoiono. Sì, sì. E sì. Tra l'altro, dice anche: io non posso creare dal nulla, ho bisogno di qualcosa. E lo dice arrabbiato. Esatto. Diciamo, non capite in cazzo, non avete capito nulla della magia. Ma infatti, loro, cioè la cosa che Hans ha trovato di quel pezzo è che loro in realtà già da quando erano a. Ora lo chiamo Grifoglietto perché l'ho ascoltato. Grifogliere. Ok, Grifogliere. Loro già si erano portati la legna, si erano portate le esche. Più di una volta te lo dice Boromir. Avevamo insistito di portare la legna, eccetera, eccetera. E quindi c'era la possibilità. Ok, perché effettivamente aveva senso prima. Probabilmente ce l'avrebbero fatta anche senza l'aiuto di Gandalf. Probabilmente qualcuno ci sarebbe schiattato, però a un certo punto sarebbero riusciti in un modo o nell'altro a accendere un fuoco. Ok, Gandalf lì aiuta una decisione già presa, un corso degli eventi che comunque sarebbe avvenuto. Poi è risposta dell'ira, esatto, del Caradras. Tra l'altro, è il Caradras che li vuole morti. Sì. Quando superano un mucchio di neve, dall'altra parte la neve non c'è. Cioè, il Caradras si sta accanendo contro di loro. Ed è lì che lui dice: vabbè, perché fondamentalmente stanno morendo perché un potere malvagio li sta ammazzando di freddo. Dice: vabbè, ok, la situazione è questa, allora si può usare. Sì. Però cioè, c'è tutta una serie di pesi e misure per arrivare a fare una cosa semplice, accendere con la magia un fuoco per evitare di morire. Cioè, si perita finché uno gli dice: bello, c'è sti gnomi scarsi, muoiono. Sono di scarsi sul cane, nel senso parliamo. Vabbè, allora, si ruzza, e poi torna, cioè, parlando di magia, cioè, la cosa bella è che la magia, tra tutte queste virgolette che abbiamo detto, perché è particolarissimo, appunto, cioè. Non c'è, sembra che non ci sia, ma in realtà è ovunque. È ovunque, non solo, anche proprio nella natura delle persone. Cioè, anche gli hobbit che cercano la magia, in realtà anche loro, nella descrizione all'inizio che ti spiega degli hobbit, ti dice che sono grassotti, rubicondi, con un viso fatto per ridere, per mangiare, per bere, fine. Però, quando devono scappare, sono scaltri da morire, non si sentono, e dice proprio, per gli uomini e la gente alta, questa potrebbe sembrare magia. Perché loro non si sentono, però per loro ti dice forse è qualcosa che hanno affinato inconsapevolmente talmente tanto, però è arrivato a un livello che per la gente comune è quasi magia il fatto che passano hobbit e non si vedono, cioè non li caga nessuno. Sì. Come il potere per l'oscurazione dei vampiri, che può passare a mezzo alla gente senza essere visto. L'oscurazione che nessuno ti tocca. Comunque sì, le perme erano ogni cosa. E qui mi ricollego un attimo alla nuova edizione invece di questo fantastico gioco di ruolo che è L'Unico Anello, edito dalla Free League qualche anno fa. E lì questa cosa qui, per esempio, che si diceva della magia, dei maghi, eccetera, eccetera, fu, meno male, è stata appianata. Cioè, non esiste una classe, una razza o una roba del genere che possa usare la magia. Non esiste la classe mago, la classe stregone, non esiste la classe druido che potresti avvicinarlo magari all'elfi, no, non esiste proprio, cioè c'è assolutamente magari modo. Non mi ricordo chi parla con gli uccelli, forse i forestali, Aragorn addirittura riesce a fare qualcosa del genere, ma anche gli abitanti del nord, dice che hanno affinato questa. Cioè riescono a capire gli uccelli o gli animali, queste cose qui, ma non è una magia, è come, non lo so, il cacciatore che fa il richiamo e gli arrivano gli uccelli, o il che ne so, il boscaiolo del tempo andato che guarda gli uccelli migrare verso sud e dice: ah cavolo, c'è qualcosa che li spaventa, oppure sta arrivando l'inverno, ok? Cioè è un poi lì ovviamente il romanzo è un romanzo, quindi sembra che parlino proprio con gli uccelli, ma non è che si mette al tavolino e fanno una conversazione, ovviamente. Però a parte Radagast, che vabbè, lì lui è uno stregone. Certo, amico degli uccelli. Esatto, quindi va tutto bene. Ha anche perso il cervello, però vabbè. Tra l'altro. Vabbè, si è perso, si è perduto completamente. Lui aveva una missione, però lo dice Gandalf, lui ormai si è perduto nella natura, ha i suoi amici animali e si è dimenticato di quello più o meno che deve fare. Furri. Scusate, era no, però in realtà ci sta, perché nessuno ha un'attitudine alla magia ben specifica.
non c'è, come ti dice che gli elfi sono leggeri, però non è che ti dice che camminano sulle, sulle foglie, cosa, cioè, queste secondo cose me che... può lasciare un po' aperto quello, quell'uscio nel gioco di Relazioni degli Anelli, non in quel gioco, in generale giocare di Relazioni degli Anelli, è quando dice ci sono illusionisti fra gli uomini, è vero, no? Mm-hmm. Ci sono persone che si dicono maghi perché vendono i giocattoli dei nani che sono animali, sì, quelli degli elfi che espandono odore, o i fuochi d'artificio degli elfi, ragazzi, sono tipo interattivi, cioè escono fuori gli stormi di rondini, i dragoni, insomma, sì, cazzo, se è magia, cioè, nel senso, il modo dell'altro chiamala come vuoi, è più o meno magia. Ecco, l'unica maniera per giocare una cosa del genere è giocare un saggio, un saggio che alla Saruman smanacca con l'alchimia. Proprio, un erborista. Non solo. Sì. Non solo. Gli elfi quando narrano dei tempi antichi, dei racconti scritti nel Silmarillion, dei grandi miti del passato. Del Beleriand. Del Beleriand, quando raccontano e cantano dei miti antichi, te vedi, ci sono tanti personaggi nei racconti che ascoltano, si sentono, cadono nei fiumi quando viene citato il nome di quel fiume, proprio si sentono cadere nel fiume, vedono le stelle dentro una stanza, quello più o meno, cioè, è proprio bardica, come si conosce noi su AD&D, è preso da lì, sì, preso da lì. Cioè, ti dici, a seguito di racconti e sentire determinate storie, la gente ci entra talmente dentro che ha quasi delle visioni. Ha proprio un nome, Frodo al Gran Burrone c'ha una visione di quando ha un nome, si chiama Feridrama. Mm-hmm. Quando gli elfi, o chi lo sa fare molto bene, narra la storia dei tempi antichi, te vedi, cioè è proprio magia, quella è magia che puoi fare del personaggio. Io, se faccio l'elfo, esatto, la prossima avventura, mm-hmm, se mi metto a cantare di vestito in un determinato momento, in un determinato luogo, mm-hmm, suggestione, esatto, a mille, allora può accadere. Sì. Sì, e tra l'altro è regolata nella nuova edizione, appunto, dell'Unico Anello, secondo me molto bene. Cioè, esiste un'abilità canzoni, ok? Mm. Cioè, è proprio un modo di giocare le cose. Te, tramite le canzoni, puoi risollevare il morale dei tuoi compagni, puoi spronarli, puoi farli speranza, guarire, dargli speranza. Cioè, nel senso, si racchiude proprio quel sentimento tolkieniano che c'è nella canzone elfica, ma come tutto il resto, cioè è proprio fatto secondo me molto 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 bene da questo punto di vista, come l'utilizzo dei nomi, come l'utilizzo di parole antiche, cioè il fatto di poter arrivare davanti alla porta dei nani che si apre con una parola di comando, cioè a voglia di magia, perché cioè, di là non c'è il nano e tira la horda, sape da solo, sape per conto suo, morti, esatto, quello è magia. Eppure è quella potenza dei nomi, ok? Vabbè, le parole in Tolkien sono fondamentali, era un filologo, sì, cioè, linguista, cioè. Esatto, e nella nuova edizione c'è anche questa possibilità. Giustamente. Guardate bene, non c'è questa possibilità nel senso che c'è l'elenco degli incantesimi che te coi nomi casti. No, non esiste questa cosa. Semplicemente in una serie di piccoli trafiletti, capitolini, eccetera, cioè ti dice che certi tipi di parole o certi tipi di canzoni o di luoghi, eccetera, evocano certi tipi di cose che possono essere come riprendere, riacquistare speranza, come può essere l'aprire una porta della roccaforte nanica, come può essere una parola di comando per attraversare meglio un fiume, o anche per incutere terrore, guarda Gandalf quando a volte si incazza, o Galadriel stessa, ora si sta parlando di persone gigantesche, quando si incazzano sembrano diventare più grandi, giganti, la loro presenza schiaccia e annichilisce. Aragorn stesso, non mi ricordo in che occasione, quando passa, tipo, mi pare quando passano agli Argonath, mm-hmm, dice: questi sono i signori, un tempo questa era la porta del grande regno di Thoth, questi sono i miei antenati, mondi di là. Tutti lo guardano, dicono, non vedono più gran passo o lungo passo, passo lungo, non vedono più lui. Vedono un uomo la cui dignità è tale da essere scolpita nel marmo, vengono annichiliti dalla sua presenza con una manciata di parole che lui pronuncia, anche lì nel contesto giusto, nel sentire giusto. Mm-hmm. Quindi quando si torna a dire, guarda, si gioca al Signore degli Anelli, ok, mi raccomando, caliamoci bene in questa cosa, perché sbagliare, passatemi i termini, è una parola sbagliata oggi, però sbagliare il momento in cui fare una cosa del genere lo ridurrà in polvere, sì, esatto, no, lo rovinerà, sì, perché tradisci l'ambientazione, esatto, sì. Il discorso è questo, via. Ora
si passa un po' al discorso difficile, che è quello di essere in soggezione nei confronti di Azione dell'Anello, ok? È un po' sì. Perché per tanti anni anche noi, giustamente, si c'è Azione dell'Anello, però Azione dell'Anello è tanta roba, l'ambientazione è bella piana, eh? Cioè, poi cosa fa? Se sbagli, se lo interpreti male, se lo... Bene, un troiale. Anzi, la prestazione. Anzi, la prestazione è a mille. Sì, ma anche no. Nel senso che... Quello è vero, anche no. Ci deve, esatto, ci deve essere, da parte del master e da parte dei giocatori, un minimo di conoscenza, di consapevolezza di cosa stanno giocando, ok? Ma questo non vale solo per Signore Nell, vale per tutti i giochi. Cioè, non mi puoi giocare, che ne so, andiamo a Servai Mini Pony a Cyberpunk, non ha senso. Come non mi puoi giocare Il Signore degli Anelli con, non lo so, pensandola alla D&D Fantasy. Perché non ha senso, non ha senso fare un gruppo di 5 elfi che si va a picchiare il demonio. No, non sa di nulla, cioè, io le voglio dire. Ma perché non è quello il cuore del gioco? Chiaro. Cioè, se giochi, decidi di giocare a un cyberpunk perché fondamentalmente cerchi il punk assoluto, le sparatorie, la roba brutta e ignorante. Giustamente, è fatto per quello il gioco. Chiaro. Giochi un Blade Runner, vuoi ritirare su tutto quel romanticismo un po' dark, un po' quel noir. E è quella l'anima. Cioè, fare un'altra cosa. Cioè, siamo un quattro, che ne so, quattro cacciatori di androidi e si va a sparare alla gente, non sa di nulla, perché non è il gioco giusto. Il Signore degli Anelli è il gioco giusto per evocare tutte quelle sensazioni, tutte quelle cose che Tolkien trasmette. Non bisogna avere timore di travisarle, perché alla fine, se la narrazione ti porta, te parti a narrare con quell'intento, è difficile che si trasformi in altro. Ok, perché poi a un certo punto, mentre giochi, e tutti lo sanno, chiunque giochi di ruolo, che poi uno segue la narrazione, la cosa particolare che gli può venire fuori o in mente a quel personaggio, che nell'ambientazione non ci starebbe, il giocatore non se la immagina nemmeno, si è trasportato dalla narrazione che va in una certa direzione o che va in un certo modo, secondo me. Quindi alla fine sì, cacassi addosso, ma anche no. E cosa succede invece se coloro che, se eventualmente un gruppo di persone che volesse approcciare a questo mondo con delle regole alla fin fine relativamente ben precise, con un sentire emotivo molto calcato, molto definito, molto cesellato, lo facesse partendo da Ring of Power, la serie che è stata fatta per esempio su Signore degli Anelli? Il fatto, secondo me, ora sempre vi il secondo me e compagnia, quella serie Amazon su cui sono stati spesi centinaia di milioni di dollari, no? È riuscita a mortificare, distruggere, annichilire, spazzare via e ridurre all'impotenza una narrazione che fa piangere le persone, ok? Che emoziona, ti riempie, tant'è che te lo porti dietro. Una volta che tu l'hai letto e che ti è garbato, te lo porti dietro a vita. Sì. Punto. Cioè, e non ce ne sono tanti altri così. Ci sono... Ok? Uno dice, ma anche Harry Potter te lo leggi, ti rimane addosso. È diverso. Secondo me è diversissimo. È per una certa fascia d'età, non ha quella profondità, ti emoziona per cose diverse. Qui... tocca delle corde, qui Tolkien tocca delle corde molto più intime, molto più profonde, ti fa digerire cose non spiegate, non specifica, non importa, è talmente magistralmente costruito che non ha alcun bisogno di robuste strutture tecniche su, ma quindi Gondor quanti soldati ha? Ma sono due gatti, che popolazione ha Gondor per adunare questi eserciti, no? Le critiche che gli ha mosso per esempio Martin, lo scrittore del Trono di Spade, ha detto, ma aspetta un secondo, ma che ambientazione è questa via? Ma Aragorn poi cosa fa con gli orchi sopravvissuti? Li caccia e li stermina tutti? Non è un atto malvagio a quel punto cacciarli e sterminarli? Come dove trova i fondi o la popolazione per ricostruire Osgiliath? Si fa queste domande. Che legislazioni tira su per riportare Gondor alla sua magnificenza? Ma più o meno viene spiegato qualcosa. Viene spiegato, però
io mi rendo conto magari che uno che non so, la Sega si sfonda su scazzo il regno longobardo, cioè una Sega va a legge, allora il re Ariechi fece questa legge perché gli entrarono sti soldi, fece costruire queste chiese e grazie a questo si guadagnò la benevolenza papale, grazie a cui fece la pace con i bizantini, no? È complesso, sì. Mille cose, è troppo, è storia, non ce ne frega un cazzo, però sono state queste. Io ne ho lette tante di critiche mosse al Signore degli Anelli, per esempio. Vabbè, ma lì abbiamo solo cannato il corpo. Esatto, cioè, faste domande. Lì Tolkien fondamentalmente ti liquida con è stato un grande re degli uomini. Infine, cioè, non c'è bisogno. Con la forza di queste tre, cioè, parole. Non c'è bisogno, non, capito? Non c'è bisogno di tutto questo. Ok, perché te, una volta che hai letto tutto il libro, arrivi in fondo. Te lo puoi immaginare vagamente come. Lo sai, te lo sai alla fine che cosa voleva dire Tolkien con è stato un grande re degli uomini. Basta, a te della legislazione, qualsiasi essa sia stata, sarà stata giusta, ok? Qualsiasi cosa abbia fatto, sarà comunque stato giusto. Cioè, nel senso, non c'è tutta sta necessità di dover, se non vai a vedere anche tante altre cose. C'è una carrea di cavalleria Rohirrim che impatta contro 250.000 orchi, ammazza i primi tre ranghi e poi viene sterminata. Chiaro. Perché si pianta lì, ovviamente. Chiaro, certo. E invece c'ha questa potenza del discorso di Theoden, che anche lì si torna alle parole, che fa sì che tutto che questo divengano inarrestabili, esatto, e che il bene muoiono tutti, eh? Sì, muoiono tutti Theoden per primo, assolutamente, però fanno sì però arrivano gli olifanti, cioè sì, vengono costretti a tirare nel mucchio la controparte dei draghi di Morgoth, sì, sì, tiriamoci tutto perché qui si va a letto cardi, se no ci sbombolano. Però lì sai che da quelle parole, sia un grande re degli uomini che dal discorso di Theoden, in ogni caso sai che quello è il bene e che alla fine il bene ha vinto. Fine, non c'è bisogno di tutto questo. Ma nel discorso di Theoden c'è la forza dell'accettazione. Lui sta dicendo ai suoi uomini, secondo la mia interpretazione. Lui sta dicendo, allora ragazzi, abbiamo risposto a una chiamata e lui si sente che sta portando migliaia dei suoi a morire. Qui fuori lì all'estero si va contro un nemico impossibile. È inabbattibile, non lo affronti. C'ha mezzo milione di soldati. Vai di cari a Rohirrim. Ci fanno il pan grattugiato poi. Sì. Ti sbombano. Quando lui dice morte, compagnia bella, la gente dice no, ora si muore via, bimbetto. Soldiamo tutti nella sua testa. Ora si muore via. Ma cazzo, se questa sarà una carica che verrà riordata anche da loro, da tanto male gli faremo. Perché così dobbiamo fare. Non c'è un'altra strada. Questa è l'unica strada che possiamo prendere. Anche okay, perché questa è una cosa risaputa nel mondo di Tolkien, perché questo Savid dell'essere ricordato è l'unica maniera per l'umanità nei libri di Tolkien per essere immortali. Oppure nel nostro mondo. Per essere immortali. L'unica maniera per rimanere immortali è con le storie, con le canzoni. Mario ci ha fatto la sua saghetta, suo film. Gli elfi sono immortali di natura, legati al mondo, a Arda. Gli uomini no, però l'unica maniera per rimanere immortali è con le canzoni, rimanere nei racconti. Poi, scusami, ti interrompo, poi tante sono state date di interpretazioni alle varie figure umane, no? Che punteggiano il regno di Gondor, è fatto in una certa maniera e identifica un certo tipo di ideali. Il regno di Rohan è fatto in un'altra maniera, identifica un altro tipo di ideali. La guerra di Faramir è un'altra cosa ancora, sì. Cioè, beh, ci si rifà a diverse tipologie di affrontare la vita in un certo modo. Cioè, la vita. Ma approcci di guerra diversi. Approcci diversi, non solo di guerra, ma anche di vita. Sì. Cioè, Gondor affronta il ricordo, no? Con le gigantesche sale ormai morte delle tombe dei re. Quando si dice che Minas Tirith è diventato un grande cimitero. Perché c'è piano di tombe di re antichi e loro vivono nel passato e nel ricordo. I Rohirrim non vogliono altro che morire in guerra, perché fondamentalmente loro dicono di sì a una chiamata sapendo benissimo che moriranno, ma la gloria del morire in guerra e poi perseguire quel re. Esatto, è quello che li perpetua. Cioè, il modo invece di affrontare la vita di Faramir o dei Raminghi del Nord è tutt'altro modo di affrontare la vita, di avere una comunione con la natura, con quello che è bello, totalmente diverso. Faramir usa la guerriglia. Cioè, non ci va a testa bassa, lui dice, ma è folle. E infatti, aspettiamoli di nascosto senza che ci vedano e feciniamoli. E infatti quando lo fa sotto ordine di Denethor, ovviamente vengono tutti uccisi, chiaramente. Poi dice, ora ci torni e te la riprendi o sviglia. Sì, sì. Con quattro scemi. Con quattro imbecilli, poverini. Nermosi, nermonosi. Cioè, capito.
Però anche lì è bello Tolkien perché identifica anche questo diverso approccio alla vita e alla morte, perché c'è anche quello come tema. È fondamentale, è fondamentale, e questa è una cosa che la serie ha completamente sbagliato. Certo, questa è una cosa, ecco, questa è stata proprio la violenza. Dovrebbe ballare in time per caricarmi per questo. Questa è proprio stata la violenza, perché a prescindere dal cast, dalle pigmentazioni della pelle, degli elfi, del cazzo, che francamente chi se ne strafrega un cazzo. Che devo essere sincero, mi hanno alquanto preoccupato, ma una volta vista la serie sono passati immediatamente in secondo piano, perché perché Gil-galad che ti esce fuori con bisogna curare la nostra immortalità col mithril è una cosa oscena, perché gli elfi della morte non gliene frega niente, anzi gli elfi si domandano, nel mondo di Tolkien si domandano, pensano che gli uomini nel morire ci sia un dono. Loro, è uno dei due doni che gli ha dato. È il grande dono che Ilúvatar gli ha dato agli umani. Purtroppo gli umani l'hanno travisato un po' perché Morgoth ne ha detto, messo la puce alle orecchie, ha detto questa è una punizione. Addirittura alcuni popoli dicono che è una punizione, è una maledizione di Morgoth. E Filudine dice no, questa è una vostra leggenda, ma non è assolutamente così. Voi siete nati così. Però cioè, gli elfi non ci pensano, cioè, assolutamente, cioè, ci pensano, ma non la vogliono evitare, anzi, la vorrebbero incontrare, la vorrebbero conoscere, la morte. Se nella serie è tutto diverso, ecco, questo è proprio, proprio deviare tutto. Anche soltanto l'escamotage narrativo che hanno usato per introdurre questa cosa del Mithril. Sì. Un principe elfo che affrontò un Balrog su un monte. Ora, ci fermiamo già su queste tre cazzate che ho detto. Non ci sono nomi, no? Discorso, i nomi. Si è parlato 20 minuti sull'importanza dei nomi, sulla forza delle parole e che le parole portano energia, forza, magia, chiamalo come cazzo ti pare, e ti metti lì fuori. Questo escamotage con questa storia lì, che poi un fulmine attraversa un albero e crea mitri. Ma vai a fare il culo, che cazzo c'ha nella testa? Ma come hai potuto? Come no. Hai potuto pensarlo? Ma che cavolo ti è passato e per poi, testa? E poi devo essere sincero, secondo me tutta la serie può essere distrutta con una frase. Gli elfi ci rubano il lavoro, ragazzi. Questa frase per me... cioè, urla... per me questa frase distrugge... per me basta. Ma poi aspetta, lo urla un Numenoreano, i più alti fra gli uomini vivono secoli nella piazza di Verporto. Vabbè, avranno avuto anche loro i fornai, cioè nel senso, però... Porca miseria, sì, sicuramente avranno avuto i carzolai, i fornai, e Kisli scarpesce. Ma puttana miseria, ma stai scherzando davvero? No, è proprio... Ma perché bisogna ridurre tutto all'altezza delle suole, delle scarpe? Deve piacere a tutti, anche chi non il cinema non è una Bibbia. Ma chi l'ha mai detto? Cioè, la gente ci fa le tesi sul Signore degli Anelli per un buon motivo. E questo a me cazzo parla di umanità profonda. E questa cosa lì. Dai, mi fermai. No, cioè la prima stagione, se è così, ora esce la seconda. Io la guarderò. Però io proprio non sono minimamente fiducioso. Come fai a recuperare un errore così? No, fra gli altri. Cioè, sì. La cosa sbagliata è proprio al di là, ok, del delle scelte sbagliate a livello di visione, a livello di... è proprio travisato il senso, che è quello che si diceva prima. Cioè, ha un senso, sono toccati certi temi. La sua forza. La forza del romanzo e di quel mondo sono quei temi toccati. Non è tanto quello che succede. Cioè, alla fine, quello che succede nel Signore degli Anelli non è altro che andare da un punto A a un punto B per prendere una cosa e buttarla nel secchio. Fondamentalmente il sunto del racconto è quello. Okay. Il discorso qual è? È che nel viaggio ci sta la crescita, e ti spiego come un mondo intero. Esatto, e ti faccio vedere un mondo in un percorso semplicissimo che però cambia profondamente i personaggi, le cose che affrontano, la loro crescita. Cioè, nella serie che cresce cosa? Che cosa cresce? Elendil, il poverino, faceva il ciabattaio, era su una nave, disgraziato, lo vogliamo buttare fuori dall'accademia perché ha salvato mezza gente dall'accademia. È proprio... E dov'è la crescita? Cioè, quella di Galadriel, ora, che dovrebbe essere il personaggio fondante della serie, dov'è la crescita di Galadriel?
è una stronza rompicazzo, perché fondamentalmente è isterica, è che si permette di rompere i coglioni all'allora Alfa Rason. Ma poi è arrogante, poi sdraia i ragazzini al mercato, sfascia le bancarelle di qualche povero Cristo, no, facendoci rimbalzare i futuri ufficiali dell'esercito di Numenor. No, ma è travisato, cioè, esatto. È proprio travisato. Sì, perché lei... che ne parliamo così e sento il peso, no, di quello che sto dicendo. Il problema è che lei in tutto questo non ha una crescita, lei non capisce nulla. No. Cioè lei è così dall'inizio, è così alla fine, non succede niente per cui lei possa cambiare approccio alle cose, eccetera, eccetera. Io non so se è voluta, nel senso che l'influenza di Sauron è tutto un po' la fanda. Questo non lo stiamo raccontando ora, bravo, per creare un cuscino che non esiste. Questo me lo sto raccontando sperando che qualcuno sano di mente ci sia sempre, ok? Cosa che vediamo nella seconda stagione. Il problema è che non c'è proprio nulla di tutto questo. Non, anche a Erondir, che è l'elfo, l'avanguardia elfica, cioè... E anche lui ha, ha un suo perché e ha una sua idea di come combattere il nemico, sì, eccetera eccetera, tant'è che salva quei 5 disgraziati del villaggio, no, di Peorai. Vabbè, ma lasciamo perdere, ci barichiamo dentro una taverna o dentro la fortezza? Esatto, dentro la taverna, che ovviamente cazzo stiamo facendo? Sì, sì, infatti. E la fortezza cosa facciamo? Facciamo detonare, sì, e poi ammazziamo 40, esatto, giusto? Vabbè, ma lasciamo perdere, cioè anche lui, che come personaggio è anche ganzo, perché devo dire che comunque non è buttato di fuori, perché mi ci sta l'elfo un po' così, un po' particolare, con delle idee un po' rivoluzionarie. Ma è il più elfo di tutti, cioè. Esatto. Però anche lui non ha una crescita, perché lui prende una linea all'inizio e mantiene quella linea lì. Ma io sono così e faccio così. Fine. Ma fosse stata una cosa fatta apposta, dice, gli elfi sono statici, mostriamo, li diversifichiamo dei personaggi umani che invece, grazie a quella forza di volontà, perché il loro tempo brucia da due capi o nelle andele, allora reagiscono diversamente, hanno una capacità d'analisi, di propositività di ve. No, non c'è nulla. Ma anche nelle cose più terra terra, non mi trasmette nessuna sensazione, nessun sentimento. Un'osa fondamentale. Nella serie gli elfi sono uomini con le orecchie a punta. Sì. E basta. Vero. Cioè, body shaming, sei impazzito. Nei libri un elfo e un uomo sono proprio diversi. Quando parlano si sente, hanno un approccio al mondo, alla natura, a tutto quello che vedono un altro mondo, vedono un mondo diverso dal nostro. Sono, tra virgolette, alieni agli uomini. Certo. Nella serie sono dei ganzi che fanno l'acrobati con l'orecchio a punta, sì, sono uomini. Sì. Cioè, sì, non si percepisce la differenza fra un uomo e un elfo. Oh, comunque lavati i puzzi. Oh. Vabbè. Cioè, per esempio, nella trilogia, attenzione, leggete tutto quello che stiamo dicendo adesso a cannone, relativamente a quello che abbiamo provato comunque un minimo a spiegare nella prima parte di questo episodio, ok? Ecco perché siamo così arrabbiati. Cioè, nella trilogia, quando spunta Galadriel e Celeborn, si vede, lo capisci subito che loro sono di un altro posto. Boia, sono di un altro posto. Prima vedono la luce, si coprono dalla luce. Ma nel libro ti viene i brividi quando raggiungono il palazzo di Celeborn. E di che è maestoso, sale in mani, roba gigantesca. Poi è impossibile, ore argento, cioè i capelli di lei erano d'oro, lui aveva lunghi capelli d'argento, liscissimi, perfetti, impossibili. Non se ne denotava l'età se non guardando nella profondità dei loro occhi. Cioè, è una cosa che ti mette i brividi a guardarla. Ti guardi Galadriel nella serie e fai, che cazzo mi trasmetti? Nulla, sei una cinciaia che viene lì a fa cosa? A volare un branco di navi per tornare indietro. È vero che è più giovane nella serie, ma si sta parlando di giovane di quanto? Ha già 2000 anni, ma 3000 anni, ma via, dai. Lo so. Ma anche solo se ne avessi avuti 500, non è che mi spiego, il fatto che ne abbia migliaia è solo un aggravante. Esatto, ma anche solo il rispetto che i personaggi non si danno fra di loro. Perché i personaggi fra di loro non hanno alcun rispetto fra di loro. Cioè, gli umani che vedono l'elfo lo vedono solo come il rompitore di coglioni, non come quella cosa. Cioè, oh mio Dio, è un elfo, quindi è alieno. E chissà se capisce, se intende le cose come le intendiamo ma come noi. I nani, cioè, che rubano il tavolino. I nani che dopo l'incontro col re dei Noldor, sì, porca puttana, gli portano via il tavolino. Scusa, che il messaggio che mi vuoi passare cos'è?
e che i nani sono un po' al di fuori di questo impossibile rispetto, se la cantano e se la diano, e questo è l'escamotage narrativo che mi usi per creare una distanza, per creare un punto preso da parte, è questo. Ho detto, è proprio sbagliato. Ma questa è proprio Vox Machina, con tutto il rispetto per Kinni Garba. Cioè, bellissimo, tra l'altro. Ma è bellino, l'ho guardato anch'io. Ma però è il di terra. Ma è giusto. Per amor di Dio, è il di Ameriano. Va bene. Esatto. Vaffanculo, va bene. Lo sai, cioè, lo guardi per. Oh, lo guardi perché cerchi quello. Cioè, sì, è come se guardo Rambo. Esatto. Dici, io cerco 100.000 morti in 10 minuti. Il contatore di morti in alto a destra. Cioè, perché mi fa sta bene. Ma sì, non c'è puoi, non puoi dire, ma è impossibile che da solo. Non lo puoi dire questo discorso. No, guardi Rambo. No, è Rambo, è Ameriano. È un cinema muscolare, è così. Già tanto non ammazzi te che guardi il fisico. Sì, esatto. Cioè, però se guardi una cosa che si chiama Il Signore degli Anelli, cioè, nel senso, poi è una, ripeto, una sensazione personale. Mi ci approccio perché voglio che mi trasmetta qualcosa, che mi trasmetta una sensazione. E l'unica sensazione che ti trasmette è il giramento di oglioni, perché frustrazione continua. Esatto, ma e preparati, perché ora esce la caccia di Gollum. Esatto, il secondo round. Tra l'altro, ma abbiamo fatto morire uno che sotto il poster, la locandina sotto, ha scritto enorme: per favore, lasciate stare quei libri. Perché è vero, dopo aver visto la serie, veramente a questo punto lasciateci i nostri libri. Vabbè, però aspetta, nella caccia di Gollum c'è Andy Serkis che fa regista, ok, boh, chissà. Cioè, comunque Peter Jackson che fa il produttore, c'è Philippa Boyens e quell'altro che mi ricordo mai, sempre Gino Acevedo, che in realtà era uno che faceva un altro tipo di comparto durante il Signore degli Anelli. Insomma, ci sono produttori, gli sceneggiatori che hanno frenato Peter Jackson nel Signore degli Anelli. Perché attenzione, ricordiamoci che a Fosso di Helm nel Signore degli Anelli ci doveva andare Arwen, perché i produttori della 20th Century Fox si fecero nella New Line, scusate, gli fecero: aspetta un po', siamo nel 2000, non c'è un personaggio femminile che combatte a parte Eowyn, è un problema, mandaci Arwen a combattere a Fosso di Helm. E Peter Jackson, non so poi come l'abbia presa, però l'intenzione era averla, e meno male ci furono quelli della Tolkien Entertainment che fecero Ruzzi, vero, posa il fiasco. Già tanto, allora, che guarda, facciamo una cosa, proprio se ci vuoi mandare roba, stravolgiamo, mandaci le Elfi. Tanto muoiono tutti lì. Ed è stato bellino. Sì, è già tanto il fatto che Arwen finisce l'Orfindel, però vabbè. Però vabbè, giustamente, vabbè. Sennò non ci sono. Io mi rendo conto se non ci sono personaggi femminili. Cioè, vabbè, no, ma a parte quello, anche spiegati narrativi, nel senso, perché lì ti presenta il personaggio di Arwen con quella scena nel film Peter Jackson. Pensa di dover ficcarci l'Orfindel, cioè, che compare e scompare in un lasso di tempo troppo breve. Esatto. Hanno fatto strabene a fare benissimo. Come hanno fatto strabene a togliere purtroppo Tom Bombadil, ma l'hanno fatto bene, perché narrativamente parlando, in un film non puoi metterci una cosa del genere. O uno rapisce la gente, scherzo. Non ce la puoi mettere, però ti ripeto, mi dispiace, perché poteva essere una bella occasione che a mio avviso è stata sprecata. Ma è stata sprecata senza intelligenza. Stiamo parlando della serie. Okay. Perché cioè, veramente potevi raccontare tanto, potevi raccontare delle belle cose, che in realtà ti sei limitato a fare una serietta di serie C, con oltretutto anche delle ambientazioni che a mio avviso particolarmente non mi hanno soddisfatto un cazzo. Costumi, ragazzi. Sì, cioè, è proprio poco. Ok, poco di tutto. Serve per accontentare un po' tutti. Ci ha messo un personaggio che è quello di Galadriel, che è quello che è. E poi, giustamente, se fai delle rimostanze, loro ti dicono: guarda, questo è il prodotto, se te lo vuoi guardare, lo guardi, se non lo vuoi guardare, non lo guardi. Ma lì siamo tutti d'accordo. Sono d'accordo, attenzione, va bene, chiaro. Non c'è problemi. Però io da fan ti dico: peccato. Peccato, perché poteva essere una cosa molto bella. Non lo è stato, va bene, nel senso, comprerò il DVD, ci cacherò sopra, chiaro, solo per mettere sotto piede. Sì. Io una cosa importante, io tutto questo discorso, cioè il motivo di questo episodio di cui stiamo parlando, attenzione, non è solo perché io sono fan di Tolkien e difendo Tolkien. Io non è sono fan di Tolkien, a me piace pensare, magari arrogantemente, di essere fan o promotore di un certo tipo di vivere il fantasy, ok, di sentire il fantasy, che non è solo Tolkien, ok? Non è solo Tolkien, assolutamente. È l'idea di ciò che uno dice: cos'è che è epico in una scena, in una narrazione?
La carica di Rohirrim è epica? Certo, è facile dire che è epica da una parte. La carica di migliaia di cavalieri contro un esercito invincibile in uno scenario di guerra post-apocalittica, cioè una terrificante, è epico, è incredibile. Con quella musica lì, come si è sempre detto, anche se bolle poste diventa una cosa epica, no? Sì. Nel senso. Ma io mi piace, diciamo, piantare lo scudo su un certo tipo di narrativa, di dire... per far vedere che un personaggio è forte, non importa che ammazzi 200.000 avversari, non importa che tiri le tempeste in testa agli altri. Io percepisco che Gandalf è potente, che Celeborn, il marito di Galadriel, che compare nei film per 2 minuti, tu lo percepisci all'istante che è potentissimo, perché si può permettere davanti alla gente di parlare calmo e lento, scandendo le parole. Non ha un'altra maniera di parlare uno così, perché è un regnante. L'epica in quel momento lì di quel personaggio lì secondario nei film e nella narrazione fondamentalmente è che lui sta al suo fianco e regna sui Galadrim. Lui è potente. Poi sicuramente se tira fuori la spada, per l'amor di Dio, taglia le ali alle zanzare, non di peggio. Però non so se mi spiego. Sì. Più di qualunque altra spadata, eserciti e compagnia, l'epica della narrazione tolkieniana, che poi noi abbiamo fatto a nostro modo, con mille virgolette e tenendo i piedi nelle scarpe, perché siamo tre esseri umani in braccia e gambe senza darsi troppe aree, per l'amor di Dio, che ci siamo però un po' incorporati, che proviamo ogni tanto a riproporre nelle nostre campagne, nelle nostre avventure, nei nostri personaggi, è quando il potere non serve, perché ho capito che cos'è il potere, ecco perché non lo uso, ecco perché non ne abuso. Lì c'è potere e c'è la sua forma di epica, perché l'intera ambientazione, se io posso creare un personaggio che agisce in una determinata maniera, è epica, perché in questo mondo le parole o la presenza denotano potenza. Senza necessariamente tirar fuori la spada, senza dire, ma lui c'ha sicuramente incarzare migliorato, ammazza 40 persone. Boh, ce l'avrà, non ce l'avrà, non importa. Se dovessi descriverlo, certo non ci ho fatto una scheda di Celeborn, no? Se dovessimo immaginare l'assurdo in cui Celeborn indossa l'armatura e cavalca in battaglia, il solo vederlo brucia gli occhi agli orchi. Non lo possa nemmeno guardare direttamente uno così. Perché questo è uscito da Lórien, un luogo fuori dal tempo, ancora legato ad altre ere del mondo in cui anche il tempo scorre diversamente. Figurati quella volta che tira fuori una spada. È terrificante. Gli elfi stessi vengono descritti dagli hobbit bellissimi, nobilissimi e terrificanti al contempo. Oh, e li incontrano e offrono le meleotte, alla fin fine. Cioè, li incontrano mentre camminano verso porti grigi, non c'hanno l'esercito schierato con i trombettieri e gli stendardi, non serve. Cosa? Non so se mi spiego, ragazzi. Sì, sì. Cioè... i cosi, i... Théoden. Il popolo di Théoden tratta Galadriel come una fattucchiera. Dicono, no, lì, sì, lì non c'entrare. Chi ci entra non ci esce più. Boromir. Sì. Anche lì, noi siamo abituati ad affrontare le ambientazioni attraverso le mappe, no? Noi vediamo tutto il mondo disegnato con tutti i nomi, no? Quindi noi abbiamo una percezione di un mondo relativamente limitato con delle distanze percorribili. Se io in un'eventuale avventura che voglio narrare nell'ambientazione del Signore degli Anelli, nell'Eriador mettiamo, quindi nella parte occidentale delle montagne nebbiose, guardo dov'era il regno di Angmar e guardo dov'è la contea, mi dico, boia, sono relativamente vicini su carta, no? Loro ci mettono un anno, più o meno, Frodo ci mette un anno dalla contea fino a Butta l'Anello al Monte Fata, no? Grossolanamente un anno. Si prendono i loro tempi in certi frangenti, ma in linea di massima corrono come bestie, no? Corrono come bestie. Un anno a piedi è più o meno quello che ci hanno messo i crociati, partendo dalla Francia del Sud, mettiamo, a piedi, attraversando la Germania meridionale, i Balcani, la Grecia, l'Impero Bizantino, l'Anatolia, poi la Siria, il Libano, fino ad arrivare poi a Gerusalemme. Non è tanto. Sono enormi distanze, ma è fattibile, no? Questo quindi, oggi come oggi, in mentalità moderna, mi dice è un mondo grande più o meno come l'Europa, più un pezzo d'Asia.
no? Mm-hmm. Che se ti guardi in realtà la mappa storica di cui sto parlando rispetto all'Asia e all'Europa insieme è una caccolina, no? È proprio il quadratino che poi devi zoomare col mouse. Sì. Nel Signore degli Anelli non funziona così, secondo me. Le distanze, i tempi e le distanze dei luoghi non sono in termini di tempo e spazio. Perché effettivamente da Rohan a Lorien, io penso si parli di giorni, mesi. Poco, è poco. Sì, il mercante sì, medievale viaggiava dalla Londra, post-romana, Sanasega, a Roma in pellegrinaggio. Lo facevano nei secoli bui. Figurati se non lo fanno nel Signore degli Anelli, no? Dicevano c'è l'Erfi, se si volessero spostare, cavolo, se hanno i mezzi per farlo. Però è anche lì importante, per affrontare l'ambientazione del Signore degli Anelli, ricordarci che è un mondo che le distanze le fanno le parole, ok? E l'appartenenza ai luoghi. Un uomo di Berea non viaggerà fino a Gondor. Sa che da qualche parte, al di là dei monti, a una distanza indefinita, c'è un grande regno degli uomini. Ma non ci andrà mai, è troppo lontano. Poi chissà con che gente avrò a che fare. Nel mezzo ci sono grandi pericoli. Questo distanzia, dilata il mondo di Tolkien. Mm-hmm. No? È molto, ad anche gli Hobbit, è molto mitico da quel punto, sì, di vista. Sì, sì. Anche perché è post caduta Impero Romano, se vogliamo metterla. Lo sto mettendo io, lo sto usando come metodo di paragone. Prima c'erano le strade, c'era Angmar, il regno di Arnor al nord, c'era Gondor al sud, ma erano quasi un unico grande regno, c'erano scambi, si viaggiava, c'erano tante vie, tante strade, la gente si muoveva, viaggiava, come niente fosse, era un mondo sicuro, stabile, ben sorvegliato. Crollato il mondo degli uomini, il mondo si è fatto vastissimo, perché non ci sono più collegamenti, è pericoloso muoversi e tutti si sono tribalizzati. Noi si rimane alla Contea, noi si rimane a Brea, gli elfi di Lorien non hanno più alcun motivo di spostarsi. Gramburrone resta lì. Gramburrone resta, anzi, è proprio un rifugio in mezzo, sì, a quelle terre, che sono nessuno. Pericolose. È un mito per coloro che in realtà vivono relativamente vicino a Gramburrone. Le montagne nebbiose, ci sono dei valichi, ma sono intransitabili. E se anche fossero transitabili, pochissimi si prendono la briga di muoversi. Per come l'ho percepito io, l'ambientazione di Tolkien della Terza Era, la parte più vitale, più vitale, che un po' tornando al gioco di ruolo si confà forse per ambientarci o per farci partire un'avventura, è la parte dove c'è Erebor, Ponte Lago Lungo, dove poi va a finire Bilbo nella Battaglia delle Cinque Armate, sì, perché ci sono gli elfi della parte settentrionale di Bosco Atro, con Re Tranduil, sono ancora numerosi, sono vitali, perché non sono come gli elfi statuari fermi nel tempo di Lorien, per dire, sono diversi, sono più alla mano, ed è comunque bevano, importano il vino, no? Sì, sono sì, più sì, vitali sì, in quel senso. Gli umani crescono, i nani hanno riconquistato la città sotto la montagna, il regno sotto la montagna, lì è vitale. Gondor è statico e morente, la parte intorno alla Contea è nebbia di guerra, non si sa cosa c'è, cosa non c'è. Cioè, gli Hobbit hanno a portata di mano le torri bianche di cui fa cenno Frodo. Se io guardo a occidente, a volte si possono intravedere le sagome di antiche e remote torri bianche laggiù verso il tramonto. Cazzo, ragazzi, su quella torre bianca c'è il Palantir dei Palantir, sì, c'è roba grossa dell'ambientazione, eppure sono irraggiungibili, no? Nessuno ci va. No, nessuno, è pericoloso. No. Cioè. Quindi, quando, tornando ora al gioco di ruolo, tornando a terra, come si chiacchiera da un'ora e mezzo, siamo stanchi. Però per dire, se dovessi fare un personaggio, un avventuriero, nella terra di mezzo, cos'è che mi spinge a muovermi, a viaggiare? Cos'è? Cioè, se io dovessi creare dei personaggi, potrei dire, ma io vado in cerca di tesori. Ma che tesori stai cercando? Perché non siamo nel Faerûn, esatto, dove ci sono le tombe di un re orco X, no? Che ha regnato, poi sono arrivati gli elfi, poi c'erano i nani. Non è così. La storia te lo dice. Non c'è mai stata, in realtà, questa reale, enorme profondità territoriale dei popoli che l'hanno vissuto. L'unico luogo che mi suggerisce una profondità storica dei popoli che hanno vissuto in un determinato luogo sono i tumuli Lande, che mi dice, lì ci sono tanti re degli uomini, le tombe di re degli uomini che hanno combattuto fra loro. Ci deve essere stato un interregno, un'epoca di secoli bui, dopo la caduta del regno dei Numenoreani del Nord, che era Arnor, in cui gli uomini sono massacrati fra di loro. Allora lì forse posso dire, ma viaggio per cercare le tombe e le saccheggio? Aspetta,
quindi vai a tumulti grande, c'è Tom Bombadil, col cazzo che entri, fai cosa ti pare. Non è che vado a fare l'avventuriero, posso andare a Angmar, perché ci sono rovine di un intero grande regno degli uomini, e vado a rubare ai re degli uomini, vado a rubare alle spoglie degli eroi degli uomini. Sono un pezzo di merda allora per quell'ambientazione. Se sei un tombarolo di merda, ma se infatti, sei fetido, non mi spiego. Infatti fortunatamente da questo punto di vista secondo me dimmi come lo affronta il manuale. Il manuale secondo me lo affronta in un modo molto pratico, nel senso che all'inizio la creazione del personaggio, ok, tu ti scegli la razza tra virgolette, ok, puoi scegliere fra l'uomo, l'elfo, il nano e tutto il resto appresso, anche così è riduttivo perché se scegli l'elfo tutti gli elfi non sono uguali, quindi ci sono gli hobbit, assolutamente, però ci sono gli elfi del Lindon, ci sono gli elfi di Gran Burrone, ma te puoi giocare solo quelli del Lindon. Allora, attualmente sono usciti manuale e compendi per giocare gli elfi del Lindon e gli elfi di Gran Burrone. Ah, okay. Sono usciti questi due compendi qui, uno storia di Gran Burrone e uno il manuale base dell'unica nera. Quelli di Lorien non ci sono. Il discorso qual è? Lo stesso per quanto riguarda i nani, per dire, puoi giocare attualmente solo i nani della stirpe di Durin e basta, quindi nani dei Colli Ferrosi, sì. Fine. E di Erebor ora in che epoca è ambientato? Allora, il manuale è ambientato nei 70 anni, per dar contesto, il manuale è ambientato nei 70 anni fra il ritorno di Bilbo da Erebor, okay, e i primi accadimenti del Signore degli Anelli. Okay. Quindi se vado a Moria ci sta che becco Balin. Quindi se, sì, a seconda di quando ci, sì, sì, a seconda di quanto ci fai ci becchi Balin fondamentalmente. Che è lì che poveraccia. Che è lì che che è lì che cerca di liberare da un orchi. Esatto. Vabbè. Comunque il periodo storico è quello. Il monolite ti dice in questo lasso di tempo non è che non succede nulla, perché? Perché tutto si mette in gli eventi del Signore degli Anelli in realtà si mettono in moto nell'Hobbit quando Gollum perde l'anello. E Bilbo lo trova. Quello è l'inizio di tutto quello che succederà nei 100 anni successivi. Esatto. Quindi lui ti dice: in tutto il mondo, già dall'inizio succedono cose. Cioè, Gandalf sprona Thorin, scudo di quercia, andà a picchiarsi contro Smaug. Sì, per riprendere Erebor, ma non che Smaug per evitare che Smaug si schieri col nemico. Quindi lui già vede. Anni, decine di anni dopo, okay? Quindi qualcosa già si muove. Gandalf ha già avuto l'esperienza a Dol Guldur di aver visto il necromante, già ha incontrato Yazug, l'orco, sì, Monco, eccetera eccetera. In quel periodo lì avviene il primo bianco consiglio con Galadriel, Saruman. Ma Azog è morto, cioè sì, nell'Hobbit non è, nel film dell'Hobbit non nel è film morto, non è, nella, esatto, storia è morto, nella storia è morto, sì, però c'è suo figliolo che è un effetto, esatto, che è fetido, sì, brutto, sì, e cattivo, e te praticamente giochi in quel periodo lì dove il male già si sta muovendo come il bene, e tu giochi questi avventurieri che dopo aver scelto in creazione, come dicevo prima, la razza, ne devi scegliere la vocazione, ok? La vocazione non è la classe, o meglio lo è poi in termini di eschi di regole e di regole, ma in realtà è il motivo che il tuo perché spinge il tuo personaggio ad andare all'avventura, ok? Andare all'avventura che vuol di tutto e vuol di niente. Per esempio, come una delle vocazioni è il messaggero, ok? Il mio personaggio ha come vocazione quella di voler comunicare con gli altri, quindi porta messaggi, per esempio, lo voglio giù a Hobbit, da Hobbitville a Brea, da, che cacchio ne so, da Brea a Fornost, perché comunque ci sono delle piccole comunità. Cioè, è vero che in quel periodo nell'Eriador, che è dove viene ambientata diciamo il manuale base dell'ambientazione, non c'è praticamente nulla, c'è pochissimo, però è una terra talmente grande, sì, che piccoli villaggi, piccole comunità ci sono a giro, di umani, di elfi, di nani, ci sono delle miniere aperte su Colli Ferrosi, addirittura ci sono, cioè, delle fattorie isolate, sì, dice lì sono stati gli orchi a distruggere, sì, questa fattoria tempo fa, ci sono delle piccole tragedie che si consumano a giro, sì, assolutamente sì. E magari te, il tuo personaggio come messaggero, per dirti, ha questa vocazione, come può essere quello di essere campione, ok? C'è una vocazione che è il campione, che praticamente è un condottiero degli uomini, degli hobbit, dei nani, di quello che è. Potresti
voler pattugliare le terre intorno al tuo piccolo villaggio, ma non perché sei Aragorn, non perché sei Boromir, ma perché sei uno che si è preso l'impegno di dire: boia, c'è l'orchi, sto in un piccolo villaggino a 30 km da Brea a nord, è già la seconda volta che arrivano l'orchi, sai cosa? Mi prendo la briga di organizzare con quattro poveracci delle ronde notturne per vedere che non succeda nulla. Lì però te c'hai quell'indole che è diversa da tutte le persone normali del resto del mondo. Te sei un contadino di Brea, a te non ti interessa cosa c'è oltre le mura di Brea una volta che torni a casa. Si diceva sulla vastità del mondo, la gente non si schioda da posti. Non ti interessa, capito? Invece la vocazione del tuo personaggio è quella che ti spinge a dire: aspetta un po', ma cosa c'è? Aspetta un po', ma perché? Mi fai provare a proteggere le persone a cui voglio bene del mio villaggio? Oppure ho trovato questa vecchia mappa in un posto X, magari nelle Tumulilande davvero, mentre camminavo a un certo punto ho dato una pedata, una pietra, non era una pietra, era un bacinetto, e dentro ci trovo una scritta, una roba del genere. La maggior parte cosa fa? Lo butta in terra, se ne sbatte totalmente e va avanti. Il tuo personaggio, per un motivo o per l'altro, per indole, per carattere, per quello che vuoi, invece fa: boia, guarda, dove porterà? Che cos'è? Si fa delle domande e parte all'avventura in quel modo lì. Ok? E poi il manuale ti dice che te, oltre a creare il tuo personaggio, crei la scheda della compagnia, ok? Quindi sono quasi tutte persone che più o meno si conoscono, per sentito dire. E infatti parti già con un trascorso. Te, quando crei la compagnia, crei anche il suo trascorso. Cioè, che cosa vi ha spinto a essere tutti insieme? Che cosa avete fatto negli anni precedenti? Che cosa avete vissuto insieme? Ti crei tutto questo substrato che ti dà la, tra virgolette, passatemi il termine, scusante per poter cominciare il gioco. A me la cosa che piace è il fatto che la vocazione sia una cosa caratteriale e personale, perché se no giustamente ti dici: scusa, ma perché io devo giocare l'uomo di Brea che di notte esce da Brea? Che cazzo ci vado a fare? Cioè, sto a casa, chiaro. Giustamente, o gioco l'Hobbit, perché l'Hobbit, cioè, assolutamente non mi muoverei mai. Eppure, e apro e chiudo una parentesi, nel manuale è bello perché ogni vocazione ha riportato, e ogni cosa, ogni regola, ha riportato il passo del Signore degli Anelli, del libro, in cui si parla di quella cosa. Sì, ti apre, guarda, non è a caso. Non è a caso. Okay. Qui, in questo paragrafo qui, c'è scritto, che ne so, la figura di Aragorn si fece imponente, bla 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 bla. Quindi, esatto, e ti dà la motivazione per il quale succede così. Frodo, ma anche Bilbo, non è che pigliano e partano perché sono ganzi o roba del genere, ma che anche nel libro ti dice che hanno un po' già di base quel sentore che la contea lì sta stretta. Così, non sanno cos'è. Anche non Frodo sanno è sempre perché. Inquieto. Esatto, Frodo è sempre inquieto. Ma perché è genetica. Esatto, esatto. È la madre. È quello che è il motore del perché i personaggi vanno all'avventura o vanno a fare quello che è. Poi nella fattispecie il manuale ti mette a disposizione dei patroni, che di solito sono coloro che coaudiovano o aiutano la cerca. Ti spiegano, ma guarda, hai trovato il bacinetto, lo dico io se c'è scritto. Esatto. Ma tipo delle guide. Che sono delle guide spirituali. Come Gandalf, come per Gandalf compagnia. Infatti esatto. Puoi scegliere anche Elrond, se non assolutamente. In quel periodo, Bombadil. Esatto. Quella, anche Bombadil. Puoi scegliere anche Bombadil, sì. Cioè anche lui potrebbe venire... Vabbè. Cioè, vabbè, dai, sì. Vabbè, comunque. Però la vedo un po' stretta. Però poi c'è anche Saruman. Perché in quel periodo Saruman è già merdoso, ambiguo. È ambiguo. C'è però. Anche un nano figlio di qualcuno di importante. Mi pare. C'è anche Sirdan, per dire. C'è anche Sirdan. Grigi. C'è Errond, ce n'è una serie. C'è della gente importante. Boia. Che magari vedi alla fine della campagna. Mm-hmm. Che magari vedi nel mezzo. Perché te poi. Puoi andare a chiedergli consiglio. Che anche il consiglio. Ecco, vedi, allora, una cosa che a me piace e non piace, cioè che è strana, che è stato tutto regolamentato. Sì. Cioè, c'è. Quando si viaggia, c'è regolamento sul viaggio. Ci si ferma, c'è regolamento del bivacco. Poi si va, si incontra lui per discutere di dove. C'è il regolamento del consiglio. Sì. Cioè, ogni cosa è regolamentato. È vero, però è regolamentato molto narrativamente parlando. Ok. Cioè, lui non ti dice, ti si va al consiglio, non è che fai il tiro secco, t'ho convinto. Stai comunque parlando con Errond, quindi nel senso, bisogna che tu gli spieghi un attimo. Un attimo, lo devi spiegare bene. Lo devi spiegare. E a seconda di quello che dici, o di quello che vuoi,
chiaramente Elrond è più o meno ben disposto nei suoi confronti, tipo butta fuori, butta nella forra insieme a cadaveri, come perché è un re crudele, perché è un re giusto, perché è buono difendere i suoi confini, oppure ti può dare ragione, ti può aiutare, ti può non aiutare, insomma può fare tutta una serie di cose. Il modo in cui è disposto il patrono nei suoi confronti in fase di consiglio è regolamentata. Poi è chiaro, sta lì, come sempre, come usa le regole, come usa le regole, quanto usa le regole, che se te, ma anche nel manuale stesso te lo dice, se te minarri una cosa che ci sta, che è convincente, che è, io non ti fo nemmeno tirare, cosa ti fa tirare a fa? Cioè se te mi tiri fuori, che ne so, siamo da Elrond e ti dico guarda c'è un branco di orchi che sta venendo via perché ha scoperto, boh non lo so, una vecchia mappa di dov'è Barforra su un cadavere di un elfo esploratore a nord. Cioè lui non è che ti dice ah, no, a me mi importa una sega, no, cioè, ti aiuta e ti dice guarda aspetta, allora ti do un paio dei miei, fammi la cortesia, vai a beccare questi cazzoni, direzionali, sono come me, cioè, anche perché c'è la paura, cioè, appunto dell'ombra che si sta allungando. Esatto. Ma ecco una cosa, ho visto che per quanto riguarda il viaggio c'è l'affaticamento che è fondamentale, che è grandissimo, in realtà è grande, perché se ti incontri merda gli orchi, sei affaticato, è un problema, perché te sei stanco, perché nel romanzo molte volte sono stanche le persone, boia, sono distrutti, la maggior parte delle volte in cui ti dice che si ferma perché erano non stanchi, non ne possono più. E un'altra cosa che io ho fatto, ok, qui questa regola che adesso dirò è fondamentale, il peso dell'equipaggiamento, che noi abbiamo sempre ignorato. Però qui è fondamentale, te dici che è funzionale come cosa, lo è, che te devi stare attento te devi stare attento alla roba che ti porti dato, ma è funzionale ma non palloso, nel senso che l'equipaggiamento che ti porti dietro è inteso con tutto quello che hai addosso, ok? Quando si parla di roba che hai addosso si esclude tra virgolette il contenuto dello zaino, della bisaccia. Lo zaino è un pack, esatto, lo zaino dentro c'è tutto quello che ti potrebbe servire, stoviglie, cibo per tot tempo, una fune, tutto un po'. Tutto il resto dell'equipaggiamento, armi, corazze, spade, scudi, tutto, ok, ha un suo ingombro, ok? Più ne porti ovviamente e più sei affaticato. Che non è al peso, da quanto ho capito. No, valore di peso 1, quello 2. È proprio ingombro. C'è una massima, numerica. Che è la tua resistenza. È la tua resistenza. Quando la tua resistenza incontra il valore di fatica, te sei stanco. Il valore di ingombro ti immagino i nani possono portare tipo ovviamente più, certo, no? E lì ti dice i nani sono in grado di portare e ripresa dalla parte, vabbè, poi se te hai il vecchio Bill con te puoi mettere la roba lì, esatto, e infatti c'è tutta la parte sulle cavalcature, c'è tutta la parte sulle cavalcature eccetera. La cosa ganza è che tante armi, armature o roba del genere, quelle ben fatte semplicemente magari sono più leggere, certo, certo. Quindi magari invece che portarti una spada sola, ti può portare una spada e un pugnale ben fatto. Il pugnale ben fatto c'è cioè contro zero invece che un gombro uno. Oppure pesano in due meno una spada e basta. Esatto, cioè c'è tanto di questo e c'è tanto realismo da quel punto di vista. Il Mithril immagino sia seca. Poi è un gombro zero. Sì, anche lì di roba. Cioè non è che a un certo punto c'è un capitolo tesori, ok? Il tesoro è una spada forgiata molto bene, una bella spada, ok? Non è per forza quattro Vorpal. No, non è per forza Orcrist, ok? Cioè è semplicemente sono andato in un posto, vado a Porti Grigi, compro una spada che già lì, quindi te la devi far donare. Esatto. Però trovo una spada elfica perché incontro una pattuglia di elfi fatti a pezzi in un bosco X. Ok, uno ha ancora il pugnale attaccato alla cintura. Bene, lo prendo. Quello è un pugnale elfico ben fatto, che ha ingombro zero, quindi non ti pesa nulla portartelo dietro, non ti dà fastidio mentre cammini o roba del genere. In più è un'arma elfica, quindi è molto ben fatta, la lama super affilata, non si rompe, non si distrugge col tempo e tutto un po'. C'è il wifi. C'è il wifi, esatto, si illumina il buio, fa da torcia, ci può telefonare, esatto. Queste cose qui. Però tutto è dimensionato a mo' di racconto. Però ecco, okay, ecco, cioè allora, tutto narrativo. Una domanda fondamentale che mi viene da farti. Allora, io onestamente, se ne è parlato mille volte la sera al pub, anch'io ci avrei un'avventura, perché so che te ne stai per lanciare una, e ti dico, anch'io ci avrei un'avventura da tanto tempo in testa da giocarsi nelle neve, no? Mm-hmm. Ci ho pensato, ripensato, perché mi viene da dire. Allora,
qualora vi dovessi approcciare all'ambientazione del Signore degli Anelli in quel lasso di tempo lì specifico, mettiamo, quindi prima della guerra dell'anello effettivamente, ok, che tasti posso andare a premere, no? Nel senso, sicuramente non intercetto, non è che vado alla contea e io il mio personaggio trova l'anello. Attenzione, potresti anche farlo, perché mi pare che proprio sono uscite le espansioni per quinta serie del Signore degli Anelli, tra cui c'era il pack avventura, l'avventura degli Anelli, e la compagnia te la inventavi di sana pianta. Ok, quindi puoi farle, cioè riscrivere la storia. Sì, riscrivi la storia, che vedi, però vedi, devi rifare quello che ha fatto Tolkien, insomma un pochino invadente nel cosa. Però ecco, mi viene da dire, aspetta, che tasti posso usare? Fino a che punto l'ambientazione è stata approfondita? Arnor, per dire, si gioca nell'Eriador, la parte nord è quella che ha dato, che ha dato i natali al re degli stregoni di Angmar. Cazzo, un super cattivo gigantesco, impossibile. Ok, ci sono state guerre su guerre, è successo un canaio, dai. Boia. Ok, cosa posso toccare per andare a rifinire a Fornost, che era l'antica capitale? Perché ci dovrei andare a finire? Cosa posso trovare? Onestamente, nella mia, poi magari mi viene da dire, ok, ne so abbastanza un po' del Signore degli Anelli, ma lontanissimo da essere un esperto del Signore degli Anelli, lontanissimo. Mi sono detto, guarda, mi capitò, grazie a Dio, di leggere il fatto che Saruman si stava impegnando a creare altri anelli, no? Tanto che, lo disse persino Tolkien in una lettera, se Saruman avesse avuto più tempo e più conoscenze, forse sarebbe arrivato a forgiare un anello unico anche lui, magari più debole, diverso, però il suo scopo era quello, tant'è che aveva già costruito tanti anelli magici, ok? Sì. Questo mi viene da dire, siccome sono anelli sganciati dall'anello di Sauron, certo, che una volta distrutto erode e alla fine disperde il potere di tutti gli altri grandi anelli che in un modo o nell'altro sono collegati ad esso, quelli di Saruman no. I Saruman non perdono probabilmente potere, mi sono detto, se l'unico viene distrutto. Quindi se volessi ambientarlo prima, ok, c'è già roba. Se volessi ambientarla dopo, proprio gli ultimi, ultimissimi elfi, i nani che invece si riprendono parecchio. Guarda Gimli che apre una miniera lì a Fosso di Helm, nelle grotte, bellissimo, incredibile. Quindi i nani, forse mi viene da pensare a tratti, è uno dei personaggi più facili da giocare. Sì, almeno, secondo me. Detto, vabbè, aspetta, cosa può succedere di casino per rismuovere il polverone? Metti che qualcuno ha trovato l'anelli di Saruman, uno o più anelli. Oppure Saruman li aveva già donati e magari siamo arrivati già al passo di creare uno spettro, un nuovo tipo di spettri dell'anello, più debole, però più debole... per i personaggi che crei sono comunque titanici, quindi magari va a sapersi uno, ok, boh, ci potrebbe stare. E se questa gente si è rintanata ad Arnor, perché richiama magari anche alcuni Dúnedain, perché li sta corrompendo, li sta attirando con l'idea di ricostruire, uno scazzo, uno ci prova, ok, potrebbe essere un là per una campagna, perché sennò la vedo difficile. Allora, ti dico la verità, nel manuale c'è un sacco di spunti, ovvero... Poi siamo a 1:36, quindi ditemi voi, quando vogliamo sganciare, la magnambo. Esatto. Il discorso è questo qui, il manuale base già ti dà un sacco di nozioni a livello di background, ok, di lore, eccetera. Il manuale base è ambientato tutto nella zona dell'Arnor, quindi da Angmar fino a giù a Isengard, più o meno. Okay? Sì, il lato attaccato all'ex Beleriand. La parte occidentale da Monti Nebbiosi. Al centro c'è la Contea, a sinistra ci sono i Colli Ferrosi, a destra le Montagne Nebbiose. Quel pezzo... Monti Azzurri. Sì, scusami, Monti Azzurri a sinistra. Che ci sono anni. Sì, esatto, e le Montagne Nebbiose a destra. Tutta quella parte centrale. Sì. Lì c'è un sacco di cose, c'è un sacco di comunità, c'è un sacco di vecchie città che ancora in parte magari sono abitate, piccole parti ovviamente. Per dire, ti faccio un esempio su tutti, Fornost, la capitale del regno di Arnor sul lago, che ora non mi ricordo come si chiama. Non lo ricordo. Comincia con la M, ma non, vabbè, è indifferente. Lui ti dice che a un certo punto questa città era sul lago, e questo lago è enorme, ok? A un certo punto, durante le guerre che ci sono state contro il re stregone di Angmar, a un certo punto, per tutta una serie di diluvi che sono venuti giù nel tempo, eccetera, eccetera, questo lago si è innalzato e in parte è sommersa. L'unica cosa che spicca praticamente in mezzo al lago è questa torre, che era una delle torri, delle antiche torri di questa città,
che spunta fuori dal lago. Si dice, come a un certo punto dice Frodo per la torre di Esterion, si vedono delle luci. Nessuno c'è mai andato, perché deve andare lì con una barca, vede che è pericoloso. Però uno può essere attratto da una cosa del genere, anche semplicemente per dire, che cacchio sta succedendo? Potrebbe essere importante, o magari te l'ha chiesto qualcuno, perché te l'ha chiesto Elrond, sì. Te l'ha chiesto Sildan, o Gandalf, vai a vedere cosa succede. Poi bisogna dire che, cioè, nel mondo di Tolkien sì, è spiegato quasi tutto, però ci sono anche delle cose molto particolari. Esatto. Per esempio l'osservatore fuori da Moria, sì. È una cosa stranissima, sì. Te lo spiega un po' male. Dicono che siano delle creature malvagie, ma non legate assolutamente a Sauron, l'oscuro signore, sì. Ma nate addirittura dalla dissonanza di Morgoth quando cantava, sì. E ha creato il mondo. Cioè, quindi è una bestia. Nel momento stesso, possibilmente antica. Nel momento, sì, stesso della dissonanza è nata, molto Lovecraftiana, tra l'altro. Sì. Proprio dalla dissonanza in sé. Ma poi ci può essere di tutto. Gandalf, quando scende giù nelle risce della terra, dice di aver visto creature che rodono la terra lì, sono lì da quando il mondo era giovane, non si sa cosa sono. Cioè, in realtà cose strane ci possono essere. Fondamentalmente ci può mettere tutto. E col fatto che è ambientato in quel preciso momento della storia, ok? Lì sai cosa si sta muovendo. Sai cosa sta succedendo. E te puoi anche dire, magari qualcuno può essere stato corrotto dal male nel frattempo, o i nani possono avere anche sui Monti Azzurri scavato troppo a fondo davvero, cioè, okay. Vada a sapere, nessuno lo sa. Dici te, cosa sta succedendo, sono zone Angmar, sì. Esatto, cosa succede Angmar nel frattempo? Nel lezione generale non ti dice nulla, potenzialmente non succede niente, eppure si sa che è un luogo malvagio, delle fondamenta. E ti dice nello stesso Signore degli Anelli, Aragorn dice i Ranger del Nord, i Dúnedain, se non era per i Dúnedain gli orchi sarebbero scesi dal regno di Angmar. Quindi c'è roba, quindi c'è qualcosa. Lui parla con Boromir e dice, sì, te hai ragione Gondor, l'ultima roccaforte, cazzi e mazzi, se non ci sarà noi al nord di Arnor, qui c'era un maialaio d'orchi, è un casino. Senza contare che questa è una chicca, senza contare che nell'estremo est ci sono orchi molto più rudi, forse addirittura superiori all'Urukai. Boia. Che cosa? Però stanno per i fatti loro. E quando Sauron, durante la guerra dell'anello, ha richiamato tutti, loro hanno detto: te sei un pagliaccio, noi siamo per Morgoth. Boia. Boia. Cosa? Sì, questo è scritto. Questo segno lo sapevo. Sì, è scritto mai. Il People of Middle Earth, che è ufficiale, però non è uscito ancora in italiano. Poi ci sono orchi che hanno detto di no a Sauron perché secondo loro è una imitazione di Morgoth. Loro sono per Morgoth. Morgoth non c'è più, quindi loro sono in un estremo est assurdo. Già, l'estremo est, anche considerando tutti i popoli come il regno di i regni di Rur, sì, no? Poi i Rudadian, il Rudaur, tutte queste regioni, cioè, i Dulladiani vengono adunati da Saruman, cioè, per attaccare le fosse di Helm, sì. Predone, sì. Roba del te ci può arrivare. Ci sono questa gente lì e sono tutti già corrotti dal male, perché comunque Sauron in questo periodo sta, volente o nolente, reclutando a Barad-dûr tutta la gente. Quindi te giochi in un momento in cui qualcosa si smuove. Ma poi Ganzo, per dirti, come dice Gloin quando parla con Frodo prima del consiglio di Elrond durante il banchetto, dice: ma lo sai cosa è successo nemmeno poco tempo fa? È successo che per la terza volta è arrivato un messaggero da Morgoth. Mordor. È arrivato un messaggero da Mordor e dice: guarda, Mordor, c'è il re di Mordor, il signore di Mordor, richiama l'alleanza con il re sotto la montagna e vi restituirà uno degli anelli dei nani. No? Tanta mana. Se vi unirete a lui. E Durin gli fa: fammici pensare. Poi ritorna. E dice: ci ha pensato. Perché se ci pensi tu ancora dell'altro a lungo, l'offerta scade e diventi nemico di Sauron. E quindi ti si pialla e ti si riporta all'età della pietra. Poi li vanno nel culo. Infatti, Aaron dice: ha fatto bene a venire qui a parlarne. Sì. No, capito. Cioè, stanno succedono tutte queste cose.
E secondo me di spunti ce n'è tanti. Poi comunque l'Hobbit, l'Hobbit noi pensiamo a Hobbiton, però no, in realtà c'è anche gli Hobbit a Brea, che sono gli estranei. Sono anche tanti, anzi dice sono numerosi. Sì, sì, sì. Poi è tutto molto relativo, se erano 4 gatti. Poi tra l'altro gli Hobbit sono veramente discriminatori. Cioè, cioè basta veramente che te sei del villaggio accanto e te sei strano. Sì. No, loro sono strani. Sì, sono feti. Loro sono stranissimi, sì, sono dei borghesi del cazzo. Sì. Secondo me, ti ripeto, a mio avviso attualmente per quanto riguarda il regolamento e per quanto riguarda le tematiche che sono trattate, secondo me è la cosa che più si avvicina a quello stile tolkieniano di voler vedere la terra di mezzo. Ti tiro una domanda stronza. Sì. Cioè, avresti proposto questa avventura a gente che non conosceva l'ambientazione, allora, che ha visto soltanto i film e la serie, e magari ti ha detto guarda la serie è bellina. Allora guarda, ti dico onestamente, onestamente, dimentica la serie. Esatto, no, se ne parlava tempo fa. Ok, il discorso è questo: poi alla fine il gioco, tra virgolette, è un po' guidato dal narratore. Ok, quindi chi fa il master in una campagna Azione degli Anelli ci mette tutto quel tolkieniano che conosce e che può. È difficile, secondo me, poi che qualcuno non segua quel tipo di narrazione. È chiaro che in una sessione zero o ancora prima, al momento di reclutare dei giocatori, chiaramente te che fai il master e sai che tipo di campagna proponi, lo dici subito, fa bimbi guardate questa è Pattichiare amicizia lunga, qui si gioca in una certa maniera, ti è garbata la serie, ti sono garbati i film, ci sta, qui non troverai il momento action dove fai a pezzi 500.000 orchi, non lo trovi, poi lo puoi anche fare. Lo puoi fare in un determinato contesto, esatto, sotto un certo tipo di però se io poi il gioco di ruolo si impronta molto sul viaggio da un posto a un altro, che è poi la crescita dei personaggi, c'è il regolamento per il viaggio, è fatto apposta, bravissimo, c'è un regolamento apposta, quindi te che proponi dici cioè, la cosa fondamentale qui è il viaggio, non è lo sbuzzamento di orchi. O prendere le spade magiche. O pigliare le spade magiche. Se ti garba la crescita del personaggio, il viaggio, scoprire, ok, giocala. Se ti garba sbuzzare l'orchi, facciamo una D&D, quinta serie, dove si gioca 5 guerrieri e si va a massacrare l'orchi. Va bene uguale. Chiaro, va bene uguale, chiaro. Non c'è problema. Quindi secondo me bisogna essere chiari. Io l'avrei fatto, ci avrei provato quantomeno a trasmettere quel seme, sì, che poi magari fa oh, che figata, ma se si facesse una D&D un po' più così cioè, poi succede che dopo 20 anni fai cazzo che cagata, però la serie di merda è una merda, si diventa delle bestie destroide del ruolo di merdone. Guarda, io ti dico che del gruppo a cui narrerò questa avventura a Azione degli Anelli c'è un giocatore che mi ha detto guarda, io la campagna che farei al gioco di Signore degli Anelli non voglio partecipare, perché secondo me, io conoscendone poco dell'ambientazione, non mi godrei l'ambientazione. E io ho detto boia, sai che hai ragione, a me sei onesto, bravo, sai che hai ragione, ma non tanto perché, e poi se ne è parlato un po' per capire meglio cosa voleva dire, chiaro. Però giustamente mi dice, se te master mi descrivi, faccio un esempio così a caso, mi descrivi l'arrivo ai porti grigi, ok? Quindi io ti descrivo questa città elfica che è qui da tempo immemore, incredibile, bellissima, d'argento, eccetera, 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 con questi elfi che vedi e non vedi, come a Lorien, che però qui si arrabattano, che qui comunque sopravvivono, portano avanti le loro tecniche di costruzione delle navi per chi arriva e vuole tornare, cioè ti descrivo tutto questo. Te che non sai nulla, per te è un porto come un altro. È un porto come un altro. Se te giocatore invece sai, fai boia, cazzo, questi supporti che ci guardi, becca ganzo. Già solo che li ho visti. Esatto. Già solo che poi tu personaggio ovviamente lo giocherai come un cretino qualsiasi, penserà davvero se non è trasmesso bene che sono dei porti qualsiasi. Però te giocatore fai boia, quello è ganzo. Se io ti faccio un riferimento, cioè passi dai tumuli e trovi veramente il bacinetto numenoreano, per te che sei un cazzo, sei Numenor, è un ermo del cazzo, sei uno di quelli che dice boh, sì, boh, lo vuoi. Esatto, lo piglio, butti via. Invece se sai che cazzo invece è, se te giochi, sai cosa fai, aspetta un po', come posso fare io a far capire il mio personaggio, cioè quale processo può fare per
te lo godi molto di più, secondo me. Boia. Però non è necessario essere dei turchiniani fanatici per giocarsi negli anelli. No, non lo è. Puoi fare tante altre cose. Un ragazzo che conosco e sta narrando un'avventura azione negli anelli narra questa avventura un po' noir, tra virgolette, di un omicidio a Erebor. Erebor è stata riconquistata dai nani, è tutto molto bello. A un certo punto viene assassinato uno dei 12 nani che ha riconquistato Erebor. Uno della banda di Bilbo. Ben assassinato. Spero Bombur. Sì, la bella ammazzato Bombur. Ci vuole una lama lunga un metro per fare la ciccia. Di vitale. Però per dire, e praticamente questa avventura è un'avventura un po' noir nelle profondità di Erebor. Ok? Ti dico, guarda, lì per lì mi sembrava una cata. L'ho detto, vabbè, bella merda. Invece poi me l'ha raccontato un po', faccio, boh, però aspetta un po'. Loro nel frattempo che scendono nelle profondità di Erebor, scoprono cose, trovano reliquie dei tempi antichi, di cos'era, di cosa non era, di cosa è successo prima di Smaug. E alla fine ti dio ganzo. Poi escono da Erebor, arrivano a Dale, incontrano il figlio di Bard, l'ammazza draghi. Cioè, era partita come una cosa un po' noir. E poi però questo sentimento di viaggio si concretizza, okay? Quindi alla fine, e di quelli che giocano, uno solo, vero, che è un po' più scafato su queste cose qui. Gli altri sono un po' digiuni. Però ti dico la verità, a me mi dicono che si stanno divertendo, che l'avventura è bella, e alla fine, quindi non c'è bisogno di essere fanatici. No, a parte tutto, a parte il sesto bicchiere di Ballantine, a parte vero che adesso è lì che abbaia, merda, a parte questa cosa. Io mi rendo conto sempre del solito discorso, sono noioso, ma è importante ripeterlo, ti diverti, va tutto bene, ok? Va tutto bene, è tutto bellissimo. Ora mi viene da dire, sì, ti diverti, ok, peccato che tu non ti diverta tanto quanto potresti divertirti. Non è questo il caso di quello che hai detto, parlo in generale. Sì. Tu potresti divertirti in una maniera che non è la risata, il divertimento, no? Se hai giocato a schiaccia 7, oh, che divertimento, evviva! La gente si rompe i pollici perché la gente le prende a pedate. Un altro discorso, scusate, ci menava in cazzo. Però per dire, quanto ti saresti divertito, quanto avresti apprezzato se tu avessi saputo che cos'era un elmo di Numenor. Cosa ti sei perso, no? È diverso, è un approccio totalmente diverso. E ti ripeto, io apprezzo un sacco questo discorso che questo giocatore mi ha fatto, perché secondo me è il modo giusto di approcciarsi alle cose. Sì. Ma questo vale non solo per il Signore degli Anelli, ma per tutto il resto. Ora voglio dire una cosa fuori dai denti, no? Ci sono, faccio un discorso, scusate, siamo proprio straconclusione, vi mando via, bimbi, ma sembra di avervi rubato. E faccio un discorso magari un po' stronzo. Ora, cosa succede? Che secondo me, odio male del GM, secondo me, perché fa ridere anche soltanto a dirlo, però secondo me, si vuole giocare a Signore degli Anelli, per quanto mi riguarda, se dovessi fare, sia che io dovessi fare il giocatore o tanto più il narratore, dei bimbi, ok, è la campagna della vita, non esageriamo, però ni. Ok, si gioca a questo, deve essere nosa, si deve sentire che non è Warhammer, che non è D&D, che non è altro, si deve sentire, si deve sentire sodo. Mi aspetto da parte di chi ci gioca, quando dovessi essere il narratore, un certo tipo di approccio. Non ti dico leggiti il Signore degli Anelli a tutti i costi, però almeno ascoltati tutti quei podcast che, al contrario di questo, ne parlano in maniera molto più approfondita, no? Molto, molto, che ti fanno entrare comunque in quello spirito. Io sono, sì, io guarda, io dico sempre l'importante è che uno si diverta, ti deve garbare, vaffanculo, il gioco di ruolo è un gioco, no? Però a volte si toccano determinati tipi di contesti, argomenti a cui io personalmente mi ritengo tantissimo e dico, no, questo gioco va giocato così, se non lo giochi così è sbagliato, no? Che può essere sbagliato, sicuramente qualcuno mi può dire, che cazzo sei, figurati, però è quello che sento, quindi mi viene da dirlo. Ora, a me mi fanno rabbia un po', mi fa rabbia la serie che è uscita, perché disintegra e denigra ciò che un letterato del Novecento ha creato, e non ha creato un libro fantasy, ha creato uno stile narrativo che ha dato vita a un nuovo modo di raccontare storie, una cosa grossa, ok?
è una cosa dal libro classico, è un libro classico il Signore degli Anelli. Ora non so, ora dirò un'eresia, c'è Guerra e Pace, ok, c'è Ermanzoni e poi c'è anche Tolkien, eh? Cioè, quindi buttiamolo in mezzo ai grandi, sì, d'accordo, perfetto, quindi non è una cosa da salotto. Finisco di sta cosa, quindi mi incazzo qualora mi incazzo per dispiacere, attenzione, per dispiacere, se ci sono determinati canali. Ora c'è un canale, vabbè, lo nomino, vaffanculo, non ho niente contro di te, qualora mai forse ascolterai questo podcast di ultra nicchia, però il Trono del Muori, no? Fa i riassunti dei libri, dei film, no? In maniera molto goliardica, molto leggera, e a suo modo onestamente molto intelligente, ok? A suo modo di vulga. Lo fa in maniera molto scherzo, in maniera molto approcciabile, ok? Però io ho provato ad ascoltare il Trono del Muori sul Silmarillion, no? Okay. Mi è stato un po' suggerito. Io ho provato ad ascoltarlo e mi sono detto, ok, io mi rendo conto e si vede che te, che hai sempre avuto questo approccio nel raccontare il Trono di Spade una volta, le lore, sì, le lore dei vari film, dei vari giochi un'altra, si sente, e questo lo apprezzo, che ti sei imbattuto in qualcosa, che il tuo modo di raccontare mal si adatta, d'accordo? Perché lo devi inevitabilmente ridurre non all'osso, perché ridurre all'osso comunque significa che stai mantenendo la struttura portante e che comunque lo stai portando bene, no, lo stai sbombolando, lo stai, non tutti che ascoltano sono di lì, vogliono sbombolare, vuol dire massacrare, ok? Lo stai massacrando. E uno che mi dice, sì, conosco il Silmarillion perché ho ascoltato il Trono del Muori sul Silmarillion, mi cascano le braccia, perché mi viene da dire sta cosa, dico, accidenti, 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 perché tu che lo ascolti non approfitti dell'occasione di aver toccato una cosa che magari non ti sarebbe mai capitato di toccare in tutta la tua vita e non vai oltre. Cos'è? Ora è un podcast, questa lì sarà la 98esima puntata, ragazzi, è tanta roba, e spesso si è portato avanti in questi episodi dove si parla tutti di, ragazzi, c'è un po' di pigrizia, no, in quest'ultimo ventennio di questo secondo millennio della storia umana dopo Cristo, sì, no, c'è un po' di pigrizia, c'è un po' di lascivia, un po' di boh, tiriamo via, boh, tanto è uguale, boh, tanto va bene lo stesso, vabbè, ma sti cazzi, no, deve sta leggero questa ronzoneria lì. E io, no, Tolkien non se lo merita. Tolkien, secondo me, non se lo merita questo. Non, piuttosto, non deve essere una cosa per tutti. Allora non deve essere una cosa per tutti, perché se no muore. Tant'è che il risultato di questo approccio a Tolkien, vi ripeto, sempre secondo me, ragazzi, per amor di Dio, è stato la serie che hanno fatto di Rings of Power. Cos'è successo? Che con questo discorso bonario di dire, ma sì, ma deve essere per tutti, ma sì, ma un po' sì, ma vaffanculo, un po' ce la puoi fare, ma figurati, sì, ti garberò lo stesso. Cos'è successo alla fine? Che hanno fatto una serie da centinaia di milioni, è importante, di dollari, che lo disintegra, lo umilia. Ah, mi viene da dire, aspetta un secondo però, calma, poi stessimo parlando della fame del mondo, per l'amor di Dio. Sì, no, parla di questo, si ragiona di me. Sì. Mi viene da dire, però aspetta, allora, le conseguenze di questo tipo di atteggiamento sono gravi. Sono gravi perché un'opera del genere viene distrutta, umiliata e disintegrata, macinata e cagata male, come se tu avessi mangiato 6 di tiramisù, no? Sarà buono il tiramisù, però poi cai male. Sì. È quello che è successo, sarà Ganzo Tolkien, sì, però poi lo cai male se lo fai così. Sì. Però deve essere per tutti. No, no, ragazzi, non è questa cosa, deve essere per tutti. Secondo me non è vero, non è vero, ma raga, non è vero, non è vero, perché la gente ci fa le tesi sopra. È importante analizzare in una certa maniera, se no non uccidi lo spirito, ok? Vai, parla, se no continua a tirare merda, esatto, come se non ci fosse un domani. Io dico, e siamo in conclusione, sì, sì, siamo assolutamente in conclusione. Dico una cosa molto rapida. Io personalmente apprezzo, ok, molto di più il cercare di far scoprire un'opera del genere anche attraverso
mezzi come possono essere il Trono del Muori, ma come tanti altri. Io non ce l'ho con lui, no, è molto divertente ascoltarlo, se vi capita ascoltarlo, esatto, perché è divertente. Assolutamente, assolutamente è super divertente ascoltarlo. Dovrebbe super... accendere la curiosità. Bravo, esatto. È questa cosa qui, cioè che accende la curiosità su un'opera che uno poi fa quel passetto in più. Sono d'accordo con te a dire che questo, diciamo, questo ventennio è un po' pigro, è un po' più che altro è bisognoso di input e di cose del genere. Però meglio un input che nessun input, secondo me. Meglio che sia stata messa la curiosità attraverso un mezzo del genere che nessuna curiosità, cioè che vivere senza aver mai letto o senza aver mai saputo dell'esistenza di un'opera del genere. Sì. Perché da lì poi ti può scaturire tante cose, ti può scaturire, boh, guarda questo troiaio, come ti può scaturire anche, boh, ma magari mi fai sentire, cioè, mentre scorro i vari podcast, ma perché non mi fai sentire, che ne so, la comunità Tenator keniana? Quei bravi nel dazio. Cioè, quei bravi nel dazio, con tante altre cose, capito, sul tema. Magari uno li può venire fuori anche quell'input lì, che secondo me è positivo, e sui grandi numeri è vero che ce n'è un 80% che non, magari non si muove di lì, magari ce n'è un 10% rimanente che si ganzo ma anche no, e magari invece c'è quel 10% che ti fa boh, aspetta un po', mi fai vedere, che secondo me è sempre meglio dello 0%. Magari dal Trono del Muori poi vanno a ascoltare, che so, Palonardi e Palonardi, no, cioè nel senso poi volevo suggerirlo lì, assolutamente sì, sì, tra l'altro sì, vi suggeriamo assolutamente i podcast di allora, Palonardi, i podcast, cioè, della società tolkieniana italiana. Cos'è? Società culturale tolkieniana, sì, italiana, mi pare. Sì. Comunque se c'è Cronache della Terra di Mezzo, assolutissimamente, perché è un podcast dove proprio riassume tutto il Silmarillion in 800 puntate. Comunque cercate eventualmente Paolo Nardi, si può essere d'accordo con lui politicamente, di fede, quando tocca tante cose, no? Sì, cioè. E giustamente il suo podcast fa il cazzo che gli pare, come noi che diciamo parolacce, certo, in questo esatto. Quindi può fare quello che vuole. Però è incredibilmente bravo a trasmettere quelli che sono, secondo me, veramente i capisaldi di Tolkien. Ma sì, poi oltretutto è veramente bravo, ragazzi. Ma è si bravo. Spinge anche oltre, cioè fa roba molto audace. Insieme a altri scrive libri, traducono, cioè, traducono cose che non sono ancora uscite in italiano. A cui dire grazie a, sì, mani, sì, basse, sì. A mani basse. Ora, un'ultimissima cosa, poi vi mollo andare, giuro. Ve lo giuro, vi mollo andare. Siamo sfatti. Ora, Paolo Nardi, io prendo un esempio, lui, no? Lui fa dei video, lui c'ha il podcast su Spotify e su altre piattaforme, è stra interessante, veramente andate ad ascoltarlo se ne volete sapere di più. Sai tutte quelle chicche detto non detto, perché Tolkien l'ha detto in una lettera spiegando come gli orchi si moltiplicano, non so un cazzo, te lo spiega e lui te lo spiega, è ganzissimo, è bellissimo. Cosa succede? Che ha, secondo me, un seguito ora negli anni piuttosto numeroso e se lo merita. Secondo me ha faticato un sacco, perché la qualità a volte dei video, e parla uno che si è comprato 8 microfoni prima di capire che la capacità la rendita dell'audio era una merda, quindi io proprio sono l'ultimo a dover dire qualcosa del genere, però si fa per ragionare, cioè aveva una qualità un po' relativa, no? Però era uno di quelli che diceva: a me della qualità del video, come me ne frega relativamente, perché porto un contenuto vero, solido. Ed è, secondo me, è stato un po' ignorato negli anni per questo, no? E tornando, voi direte: che cazzo ci combina sto discorso di merda? Ci combina perché è la, se, tira più un magari uno che fa dei montaggi più rumorosi, più scazzoni. Ah, no, lui mi fa ridere! Sì, però poi il contenuto, bimbi, il contenuto è una sottiletta di formaggio scaduto. E poi invece c'è gente che dice: ma in realtà la qualità del video è quella che è, l'audio è quello che è, però porta veramente un contenuto, ma siamo nell'epoca in cui l'importante è fare il video colorato e non il contenuto. Ed ecco perché allora si arriva a The Ring of Power, e quindi ci spendono, sì, vaini, perché c'è un pubblico che apprezza più un certo tipo di canale, più un certo tipo di, sì, di contenuti che un altro. A me sta cosa mi fa un po' un po' il culo. Ti do la verità, sono d'accordo con te da questo punto di vista, ti ripeto. Io spero spero veramente tanto che nella serie, okay, di Ring of Power, di tutti quelli che hanno detto boia ganzo, poi si siano anche andati, non faccio i figli, no, siano sempre a parte quello. Ok, in realtà, scusate, dai, sto bevendo il Ballantine. No, non sono responsabile. A prescindere da questo, no, in realtà io spero che veramente a chi gli è piaciuta abbia detto: cazzo, ganzo questo mondo,
mi fai andare a vedere tutto quello che c'è dietro, sì. E che poi abbia letto anche solo in parte il Signore degli Anelli e abbia detto: ah boh, ho visto una maschera, non c'è un nulla, okay. E quindi apprezzi anche il nuovo. Dai, dai, lo speriamo tantissimo. Sì, lo spero, e ripeto, poi lo leggono e fanno: ma no, ah, ma è così, ma è così. A parte comincia fa a leggere, ancora più schifo, esatto. A parte comincia a leggere, leggi la parte di subito di Hobby, vi letti, viene l'orchite, perché sì, bella, eh? Sì, boia, boia, grazie, fatto bene, eh? Soprattutto la nuova traduzione, eppure hanno fatto uno studio che la percentuale più alta in cui, cioè, dove la gente si ferma al punto del libro è a Barbarbero. Si fermano tutti a Barbarbero. Sì, si fermano tutti a Perché anche quello è bello ignorante. Comunque, questa testa di cazzo fatto di lì. Esatto, poverino. Così. È l'ora di chiudere. Sì, è l'ora di chiudere. No, però in tutto questo speriamo, in realtà, sia per quanto riguarda il gioco di ruolo, sia per quanto riguarda le prossime produzioni filmiche, eccetera, che ci si approcci con lo spirito di Tolkien. Perché è veramente uno spirito bello, è uno spirito che trasuda tanto e ci sta a mille. Allora, giocate all'Unico Anello, perché è strabello e basta. Allora lancio un messaggio alle potenze occulte che manovrano Hollywood. E qual è? Vi prego, per favore, non rinestate più le storie della terza era. Per favore, dateci qualcosa del Silmarillion. Per favore, prendete il coraggio a due mani e datemi la Lirnaret d'Aguerlad, Tannaccia la miseria, fatemi vedere Tanto le cose incredibili, impossibili, come mostri giganteschi. Sappiate che a breve, fra un po' d'anni, crollano tutti i diritti e ognuno può attingere con nomi, luoghi. Senti, tutti i veri che possono fare. O spero di essere vivo, o spero di essere morto. Perché bisogna vedere come va a finire. Vabbè, dai, comunque. Allora, io ringrazio Matte. Ciao. E Sandrino. Ciao. E niente, questa è stata per ora l'ultima del podcast. Vediamo quando riusciamo un attimino a rimetterci le mani sopra. Sono stato un po' più motivato ultimamente e vediamo un po' se ritorno anche sulla miniserie dei piani di esistenza. Magari me la prendo un po' più lasca, perché sono tipo 37, se non rigozzo male a pensarci, mi sento male a pensarci, però vediamo un po' di tornare sul podcast di Fabio Dazzi. Io ringrazio coloro che in ogni caso ci hanno seguito finora e che anzi hanno aumentato tantissimo il numero di coloro che seguono nel periodo in cui il podcast è stato morto. Non me l'aspettavo, sono stato contento. E niente, grazie, e quindi vediamo di portare avanti questa ciuffecata. Speriamo bene, dai ragazzi. Da Moid RTGM un saluto e ci sentiamo probabilmente a presto. Ciao! Ciao!